Si gioca a Darfo Boario Terme il torneo della Western European Volleyball Zona la Association, valevole per la qualificazione agli europei Under 17. Di fronte questa sera Italia e Spagna. Una buona serata da Claudio Chiari e dal mio compagno di viaggio questa sera Ettore. Ciao, benvenuto. Buonasera a tutti e buona pallavolo. Ettore Fazzini al mio fianco per cercare di darci, regalarci qualche dettaglio tecnico. Li vedete già i ragazzi in campo, questi giovani virgolti della pallavolo europea. Questo torneo nella cittadina in Valle Camonica, in provincia di Brescia, regalerà i qualificati agli europei che si giocheranno quest'estate. Andiamo con l'inno della Spagna. Gli applausi per i ragazzi spagnoli, primo impegno per entrambe le squadre in questa giornata di apertura, ed ora spazio all'inno d'Italia. L'entusiasmo del palazzetto dello sport di Darfo Boario Terme Valle Camonica Brescia, che accoglie la nazionale italiana under 17, la nazionale pari categoria spagnola. Si preannuncia una partita divertente, così come quella che l'ha preceduta tra Belgio e Germania, vinta dal Belgio 3-2. Davvero uno spettacolo che hanno offerto i ragazzini. Dunque, prima di andare a scoprire i sestetti più il libero delle due squadre, cerchiamo anche di dare un po' d'ordine a questo torneo che si sviluppa da oggi fino a sabato. Abbiamo due pool, la pool A, nella quale è inserita l'Italia con l'Olanda e la Spagna, e la pool B, dove giocano Belgio, Francia, Portogallo e Germania. Gare secche di sola andata, si giocano oggi, mercoledì e giovedì, e poi in base alla classifica dei due gironi ci saranno gli incroci con le semifinali e le finali. Tenete conto che, così come per la Western European Association, ne abbiamo una anche per i Balcani, una anche per le altre zone d'Europa, e dunque da quattro zone d'Europa arriveranno subito le prime quattro squadre qualificate per gli europei. In caso di mancata qualificazione, le squadre avranno comunque un ulteriore torneo per poter arrivare agli europei. Ettore, sicuramente un'età delicata questa, no? Abbiamo visto atleti fatti e finiti di due metri, ma è un'età nella quale si cresce ancora e il corpo si modifica, giusto Ettore? Sì, questo è il momento in cui i ragazzi devono apprendere le tecniche principali. Il logo fisico direbbe che sono quasi degli uomini, ma in realtà poi
devono mettere in campo delle capacità che magari in questo momento non sono ancora sviluppate. Vediamo due squadre in campo leggermente diverse, un'Italia più prestante dal punto di vista atletico e una Spagna invece un po' più bambina, se vogliamo metterla in questa maniera. Poi vedremo sul campo cosa veramente dice la partita. Diffidare dei bambini, mi hanno preannunciato, no? In fase di presentazione di una squadra molto attenta in difesa, tipica, no? Della penisola iberica, sia il Portogallo sia la Spagna sono squadre sempre molto attente, soprattutto in età giovanile, alla difesa. Vedremo se la prestanza fisica, così a occhio, no? Dell'Italia in questo momento avrà la meglio. Ma il cammino è lungo, il cammino prevede per arrivare in finale almeno tre partite e poi l'eventuale finalissima. Ovvio che l'Italia punta a conquistare il pass, ma ci sono altre squadre quotate come la Francia, come il Belgio stesso, come la Germania e anche l'Olanda che l'Italia affronterà fra due giorni, dopodomani. E dunque viviamola a pieno questa cinque giorni a Darfo Boario Terme con questo torneo davvero spettacolare. Il sestetto spagnolo vede il numero 3 Nadal, il numero 9 Rejon, il numero 10 Gomez, il numero 13 Quesada, il numero 15 Garcia, il libero e il numero 2 Barrasa, maglia rossa ovviamente per la Spagna, il libero in maglia gialla ampiamente riconoscibile, il palleggiatore il numero 10 Gomez. Dunque tutto pronto invece per il sestetto italiano, vediamo che cosa ha deciso l'allenatore Monica, allenatrice Monica Cresta. Abbiamo il numero 3 Alessandro Bernacchio centrale, il numero 5 Raffaele Colacci opposto, il numero 8 terzo di una lunga serie di fratelli azzurri, abbiamo il palleggiatore Simone Porro, con il numero 9 Gianluca Cremoni, con il numero 11 avremo Nicola Zara, l'altro centrale, chiude il numero 12 Simone Bertoncello, anche lui schiacciatore di banda, il libero il numero 14 Andrea Giani, nome importante della pallavolo italiana, ma pare che non ci sia parentela, approfondiremo, però è già bello, voglio dire, giocare a pallavolo e chiamarsi Andrea Giani, giusto Ettore? Fa abbastanza sorridere che nell'Italia sì. Ci sia un opposto che si chiama Colacci, certo. E un libero che si chiama Giani, quindi perfetto. Esattamente al contrario di quello che la storia ci ha detto, diciamo la storia importante italiana di questi sì. Anni, anche degli anni diciamo d'oro. Dobbiamo dire che il 2022 è stato un anno davvero spettacolare per la pallavolo giovanile, che ha vinto tutto, 8 titoli europei in tutte le categorie, davvero impressionante sia nel maschile che nel femminile. Iniziamo questo 2023 con grandi speranze, difficile forse eguagliare quell'anno, ma ogni gruppo è a sé, ogni crescita è a sé e dunque non bisogna avere neanche fretta a volte, no? E cercare di far crescere i ragazzi nel tempo giusto. Inizia la partita, va in battuta il numero 15 Garcia, schiacciatore di banda, battuta al salto per lui, subito una buona ricezione, Porro al centro, Spagna recupera con il libero, palla dietro per il numero 13 Quesada, primo punto per la Spagna. Sì, un bel attacco in diagonale, il nostro muro era completamente sulla parallela e la difesa diciamo non ha chiuso bene la prima traiettoria disponibile. Ancora in battuta Garcia, buona battuta al salto, guardiamo se si ripete. La botta tiene in ricezione l'Italia, sui tre metri Porro per l'attacco italiano di Colacci. La Spagna però si riprende subito e da posto 4 Rejon alza la voce per il secondo punto spagnolo. Buon inizio per la Spagna, in battuta subito rigiocata. Due azioni in fotocopia, anche se una dal posto 4, una dal posto 2, sempre un attacco in diagonale con la nostra difesa che lascia troppo spazio, anche il muro in parallela è un po' spostato. Terza battuta consecutiva, buona ricezione, Porro dietro ancora per Colacci, la palla è out e dunque buon inizio per la Spagna.
un 3-0 con l'Italia che ricorre subito ad un time out. Inizio così così, forse anche un po' di emozione ci sta. Sì, i ragazzi sicuramente sono molto seguiti qui in Val Camonica, anche perché hanno sviluppato molti stage in questa palestra esattamente, e magari quello ci sta, che ci sia un po' di tensione all'inizio. Diciamo che abbiamo avuto tre azioni con una buona ricezione e non abbiamo messo giù la palla, che è un po' il significato di questo inizio gara. Vediamo al rientro se gli azzurrini si scrolleranno da addosso un pochettino di emozione. Si prepara ancora il numero 15 spagnolo García Domínguez, gioca nell'Almeria, battuta al salto per lui, out dopo il time out. Dunque primo punto per l'Italia con l'errore in battuta di Quesada. L'Italia manda in battuta Simone Porro, società Volley Treviso. La battuta al salto per il regista, ricezione del libero comunque nei tre metri. La Spagna attacca da posto 2 con Quesada, arriva l'errore questa volta. Sì, è andato fuori tempo sull'alzata lunga del proprio palleggiatore, ha un po' anticipato la rincorsa, avrebbe dovuto probabilmente aspettare un attimo. Ancora Porro, si prepara alla battuta, eccolo qui, la concentrazione del giovane regista, battuta al salto, out, lunga la battuta di Porro. Dall'altra parte si prepara al servizio Arel Martin Amoros, centrale che gioca nell'Elche, squadra spagnola ovviamente. Una jump float, Porro può alzare agevolmente, l'attacco di Cremoni è di fatto il primo attacco vincente dell'Italia dall'inizio del match. Sì, ha sfruttato le sue doti atletiche, è andato nettamente sopra il muro, questo è diciamo il vantaggio che ha l'Italia, vediamo se riusciamo a concretizzarlo. Si prepara proprio Gianluca Cremoni, attaccante della Lube Macerate, alto 199 centimetri. La battuta al salto non è pari all'attacco, ma è l'inizio del match. Il brutto errore, ha colpito la palla col polso, ha tentato probabilmente una palla corta. Sempre più spesso anche a questo livello vediamo insomma alternare battute al salto potenti e corte. Sì, sì, è sicuramente importante non dare punti di riferimento alla ricezione. Arriva però l'ace di Justo Gomez Quesada. Già due punti per lui, un attacco vincente ed un ace, il primo ace del match, 6-3 per la Spagna. Porro in regia, la palla dietro con l'attacco vincente per Colacci che si sblocca finalmente al posto 2. Sì, una bella palla sempre sopra il muro, abbiamo questo vantaggio e per il momento riusciamo a sfruttarlo quando la palla è vicino a rete. Il servizio per Zara. La buona ricezione, Gomez al centro opta per una veloce, si ripropone ancora la Spagna dopo la copertura, l'Italia, spazio per il break ma non c'è l'attacco, Porro in palleggio, ancora Gomez in regia, spinge in posto 4 per Rejon che si ferma davanti al muro italiano. Sì, prima una brutta ricostruzione col palleggio, poi ci siamo salvati col muro. Questo è stato molto positivo perché le ricostruzioni dovrebbero essere sempre fatte nel modo migliore. Ancora in battuta Zara, la ricezione della Spagna così così, palla per Rejon, ancora muro su di lui, Gomez in regia, ancora Rejon in posto 4, ottimo il lungo linea dell'attaccante di posto 4, bel colpo questo. Sì, sì, grande palla con corpo completamente girato verso posto 5, ha fatto un'intrarotazione e ha messo la palla veramente nell'angolo. Bella partita finora, equilibrata, sì. L'Italia si è ripresa dopo un po' di emozione iniziale, al servizio va proprio Rejon, battuta al salto anche per lui, buona la battuta, Cremoni riceve, Porro palleggia ad una mano, Gomez prova in posto 4 per Garcia, c'è l'invasione però,
dell'attaccante di posto 4 e dunque punto per l'Italia. Sì. Garcia qualche centimetro di meno rispetto agli avversari che compagni di squadra. Non è piccolo, perché 1,85 a 16 anni ci può stare, però rispetto ai due metri che gli camminano a fianco deve mettercela tutta, insomma, per essere credibile in attacco. Attenzione alla battuta dell'Italia con Colacci. Buona ricezione, Gomez, palla dietro per Quesada. Si è subito capito che nella Spagna Quesada e Rejón sono i due punti di riferimento dell'attacco, no? Sì, sì, del resto al centro faranno sicuramente fatica, visto che al centro è dove i centimetri fanno più la differenza che, diciamo, sulle bande. Qui è passato in mezzo il nostro muro esterno, è scappato fuori. Nadal, battuta jump float molto pericolosa. Palla di Gianni per l'attacco di Bertoncello, che si rivela poi vincente nonostante il tentativo di difesa della Spagna. Sta un po' faticando Bertoncello, diciamo, nel primo tocco di ricezione, perché entra un po' col bacino in avanti e quindi scompone il piano di rimbalzo, però poi si è rifatto con un grande attacco sulle mani del muro. Seguiamolo Bertoncello con la sua battuta, lancia un po' troppo avanzato, gli scappa via la palla nella rincorsa e quindi ne esce un errore. Mezzi fisici però piuttosto importanti nell'Italia, si vedono atleti di un certo livello. A questa età non è tutto, ovviamente. La Spagna si sta difendendo molto bene con le battute, ad esempio, molto efficaci. Colacci, la difesa di Rejón, palla dietro per Quesada, il diagonale out, l'errore dell'opposto spagnolo. Ancora una volta si è infilato un po' troppo sotto la palla e ha perso la direzione del colpo. Comunque ha tirato ancora diagonale, sembra evidente che l'Italia stia marcando la parallela con il muro. Alessandro Benacchio al servizio, Bassano Volley, Montecchio Maggiore, la società di appartenenza. Bel primo tempo per la Spagna con numero 5 Amoros. Ci hanno sentito, evidentemente hanno subito risposto sul campo. Etre. Qui non hanno, il nostro centrale numero 11 non è saltato. E il palleggiatore avversario è stato molto bravo a vedere questa situazione e senza muro, insomma, la mette giù, non dico chiunque, ma quasi. Garcia in battuta, errore al servizio, è il secondo personale per lui, qualche errore di troppo in battuta da più due le parti in questo avvio di match. Mi sembra che siano tre per l'Italia e due per la Spagna. In battuta Porro, battuta al salto buona, in difficoltà la Spagna, chiude al centro Nicola Zara, primo punto anche per lui, dunque si sblocca il tabellino anche per l'atleta di Civitanova. Ancora Porro, Rejón, Gomez in regia, palla dietro per Quesada, viene difeso Gianni per Cremoni, che viene murato, penso proprio da Quesada, nel caso muro spagnolo piazzato, il pallonetto non è passato in questo caso. Sì, la palla era bassa, tentato un qualcosa sulle mani del muro, però troppo timidamente, bisogna intervenire con più decisione quando si vuole ottenere il punto in questa maniera. Si prepara la battuta per la Spagna il numero 5 Amoros, jump float verso posto 1, Porro, panna per Colacci, la difesa spagnola, Gomez dà in posto 4 per Rejón, che passa nonostante il prodigarsi a muro di Cremoni, il pallone si è infilato, no? Tra, sì, le mani e la rete. Sì, Zara è rimasto staccato dalla rete e quindi l'attaccante spagnolo è stato molto bravo a trovare questo pertugio. Coramoros, Colacci, bene Ricce, palla dietro per Cremoni, la botta diagonale out, non c'è il tocco del muro. Attenzione alla Spagna, torna più 3, 13-10. C'è una sostituzione, entra in campo Zlatanov, figlio d'arte
anche il papà Zlatanov è qui a bordo campo. Esce Cremoni, un paio di errori per Cremoni. Monica Cresta ha subito dato il cambio, evidentemente in panchina ha gente che può subito entrare, hanno tutti i ragazzi di altissimo livello questi. È importante che l'allenatore dimostri subito fiducia nella sua panchina. Cremoni forse è stato un po' troppo frettoloso in alcune situazioni. Una 7 al centro che non viene colpito in modo deciso, e poi la Spagna chiude con molta grinta. Serve anche quella ovviamente lì davanti con Nadal, primo punto per lui. Una palla molto rischiata da parte di Porro, che ha buonissime mani a cercare il centrale Zara lontano da sé, ma non è riuscito. In difficoltà Zlatanov in ricezione, palla alta, il tocco di Colacci, la Spagna ricostruisce agevolmente al centro, chiude ancora con Nadal. Attenzione perché la Spagna mi sembra più concreta, almeno in questa fase del match, più 5. Sì, i ragazzi spagnoli sicuramente, anche per le loro caratteristiche fisiche, probabilmente sono più pronti, sono più, diciamo, ordinati, mentre i nostri ogni tanto vanno a spasso, soprattutto al muro. Ci siamo fatti trovare staccati più di una volta, e le conclusioni hanno risentito, ripeto, di una certa foga di voler assolutamente spaccare il mondo, ma non sempre si può fare, perché chiaramente la palla bisogna gestire quello che arriva. Se la palla è un po' corta, se la palla è un po' lunga, ovviamente bisogna avere queste capacità. Come abbiamo detto all'inizio, questi ragazzi sono molto giovani, e quindi queste sono appunto le strutture tecniche sulle quali devono lavorare di più. Prima partita dell'Italia in questo torneo di qualificazione per gli europei di quest'estate, la seconda sarà giovedì contro l'Olanda alle 15, sempre con diretta sul canale della federazione. Il muro spagnolo 16-10. Stanno arrivando molto bene a muro, con grande capacità e grande ordine questi spagnoli, nonostante, ripeto, come altezza non siano magari come i nostri, però sono veramente in gamba. Amoros, lunghissima serie imbattuta per lui, la ricezione dell'Italia, palla a filo per Colacci, che riesce a trovare un punto molto importante perché sblocca una situazione complessa e permette al compagno di squadra Manuel Zlatanov, società Piacenza, di andare al servizio. Gomez, palla in posto 4, Recon, buona la difesa dell'Italia, si rigioca Spagna, palla in mano per Gomez, che è anche il capitano oltre al palleggiatore. Il muro italiano si fa sentire e prova a dare il là ad una ripresa italiana con Colacci, molto bravo. Sì, abbiamo visto un grande entusiasmo anche dalla panchina, e questo ci conferma che per i ragazzi questa partita è già molto sentita, nonostante sia solo la prima. Zlatanov, palla mal ricevuta, può chiudere l'Italia, bella difesa del libero spagnolo, ancora l'Italia, palla in mano per Porro, l'attacco potente, buona però la difesa su Bertoncello, poi Rejon, muro che su di lui, bello scambio, il più bello dall'inizio del match, arriva Quesada, appoggia, buona occasione per l'Italia, Gianni per Bertoncello, ancora lui, ma la Spagna è sempre lì, pronta, Gomez, palla dietro per Quesada, la difesa questa volta di Zlatanov non riesce, gli resta la palla in mano nello sconforto suo dei compagni di squadra. Sì, un peccato, perché questa è una bellissima azione lunga, e quando si conclude con un errore è naturalmente un po' banale, spiace un po', sì, soprattutto per il giocatore. La ricezione italiana è buona, palla dietro per Colacci, l'errore in posto 2 per Colacci, che ha messo a terra due palloni, due muri punto per lui, ma anche due errori in attacco. Sì, 18-12. La ricezione, Bertoncello, palla dietro per Colacci che appoggia questa volta. Lì la Spagna in difficoltà, il pallone forse se ne va out, sì, è così di poco, ma è comunque fuori. Sì, questa azione ci ha dato una dimostrazione che certi palloni bisogna proprio gestirli, mentre invece finora l'Italia su questo è stata un po', diciamo, troppo frettolosa. Questa palla era bassa e l'attaccante è stato bravo a trovare una soluzione buona. Altra sostituzione per l'Italia, entra in campo Mussari al posto di Zara in battuta. Eccolo qua,
Nicola Mussari del Trentino Volley. Buona la ricezione della Spagna e l'attacco di Rejon è ancora vincente. Molto pratico e attento il palleggiatore della Spagna, mi sembra molto concentrato, pochi frosdoli, ma sta giocando una buona partita. Sì, l'Italia ha provato, diciamo, più combinazioni diverse, ha più scelta probabilmente, ma poi questo deve diventare qualcosa di concreto. Diciamo che per ora c'è qualche errore di troppo in attacco dell'Italia rispetto alla Spagna, che sta facendo la differenza. Errore per Rejon in battuta, 19-14 più 5 per la Spagna. Vediamo se riusciamo a ricucire questo strappo, anche se non sarà facile, perché la Spagna mi sembra proprio una squadra molto ostica. Raffaele Colasci, Mater Volley Castellana, società d'origine, opposto dell'Italia. Palla a banda in posto 4 per il numero 15 Mario Dominguez Garcia, schiacciatore anche lui 2007, come quasi tutta la squadra, c'è un solo 2008, così come del resto anche l'Italia. Battuta per Nadal, jump float decisa ma troppo lunga, di almeno 3 metri. Sì, anche un gesto scolastico, abbiamo visto la preparazione proprio da ragazzino, poi gli è scappata fuori, magari la prossima la mette dentro e fa anche punto. La battuta per l'Italia con Simone Bertoncello. Palla in posto 4 per l'attacco ancora del numero 15 Garcia, anche lui ostico. Sì, si prepara, visto che il palleggiatore, scusa, visto che il palleggiatore viene spesso in 4, forse bisognerebbe, perché proprio il nostro problema è che i centrali arrivano staccati da rete e quelli si infilano. Palla per Colaci, tocca il muro spagnolo, permette un'agevole difesa, arriva in pipe la prima, che vedo non è ben eseguita, però applausi per il coraggio, perché poi il gioco si deve evolvere. Arriva un pochettino fuori tempo l'attaccante da posto 6. È stata la prima variazione della Spagna sul tema palla in 4, palla in 2. Vediamo cosa succede. Palla per l'Italia con Benacchio, l'attacco di Garcia, che in questo momento viene scelto sia in posto 4 sia in posto 2. Buonissima manualità per lui. Attenzione alla battuta proprio del numero 15 spagnolo Garcia, 22-16. Buona la ricezione, Porro al centro, bell'attacco azzurro, la Spagna difende, ma ancora altro attacco per l'Italia con Colaci, difende la Spagna dietro con Quesada, ancora l'Italia, Colaci da posto 2, c'è il muro del centrale Amoros che arriva, lo avevamo detto in presentazione, forti in difesa, duri, e il problema è che anche il rigiocata sta giocando bene la Spagna in questo primo set. Sì. Il muro veramente sta facendo la differenza, oltre naturalmente alla difesa, e poi quando hanno la palla in mano pochi fronzoli e spesso mani fuori, e l'Italia fa fatica in questo momento. La battuta out di Garcia, si prepara Simone Porro. Buona la battuta in posto 1, buona però anche la ricezione. Palla dietro per Quesada, out, non c'è il tocco. Un errore, si lamentano i ragazzi spagnoli per un possibile tocco. C'è il time out chiamato subito dall'allenatore Fredison Mosquera, che non lascia niente di intentato, la prima piccola incertezza, il primo tentativo di recupero dell'Italia, chiama subito il time out.
Sì, mi trovo d'accordo, perché comunque tenere l'Italia lontana è importante per la Spagna, perché ci vuole poco a perdere di vista la situazione. Qui l'errore di Quesada è stato un errore, diciamo che è un po' probabilmente il suo difetto tecnico, si infila molto sotto la palla, mi ricorda vagamente, adesso non per fare paragoni un po' strani, mi ricorda un po' Anzani, anche se Anzani gioca al centro, che finisce sempre coi piedi davanti al pallone e poi riesce a metterla giù, invece Quesada sta facendo fatica a trovare le traiettorie. Palla per Porro, 23-18 Spagna, l'Italia prova a recuperare. Gomez, palla in posto 4 per Recon, l'Italia difende, buona occasione questa per un break, ma il tocco di Gianni è fuori misura, occasione sprecata questa per un possibile break, sarebbe stato molto prezioso per l'Italia. Attenzione, set point per la Spagna, il servizio va numero 5 Amoros. La ricezione di Zlatanov, palla dietro per lo stesso attaccante, l'attacco è out, non c'è deviazione, la palla è out, dunque la Spagna vince il primo set con il punteggio di 25-18, direi meritatamente per quanto abbiamo visto. Dunque primo match dell'Italia che inizia così così, ma il cammino in questo torneo del Western European Volleyball Zonal Association è ancora lungo, e allora forza azzurri! Secondo set tra Italia e Spagna che sta per iniziare, il primo parziale è terminato 25-12 in favore delle Furie Rosse spagnole, che hanno giocato meglio, meno errori in attacco e hanno offerto una sensazione soprattutto
a muro e in difesa di una certa solidità, e questo accompagnato da qualche errore di troppo in attacco dell'Italia è la chiave, no, del primo set, Ettore. Sì, noi abbiamo pasticciato in attacco con gli errori sicuramente, a muro restando spesso staccati, e anche in un paio di ricostruzioni non siamo stati precisi. Inizia il secondo set con l'attacco della Spagna, out, non c'è deviazione. Diamo subito un'occhiata ai sestetti. Dunque, per quanto riguarda l'Italia, abbiamo in regia ancora Porro, sempre opposto Colacci. A banda ritorna in campo come all'inizio del match Cremoni, incrociato con Bertoncello. Il libero è Gianni. Al centro ci sono il numero 3 Benacchio e il numero 11 Zara. Dunque sestetto iniziale che viene riproposto dall'allenatrice Monica Cresta. Per quanto riguarda invece la Spagna, il sestetto identico come si regia, che sta d'opposto, Garcia Rejon a banda, Nadal Amoros al centro. 2-1 per l'Italia. Vediamo se questo secondo set inizia con un tono diverso. In questa età, insomma, ci stanno gli andamenti, ci sono, anche se il primo set è stato piuttosto regolare. La Spagna è andata via e non ha mai mollato fino alla fine. Seguiamo l'azione, palla a filo, Porro va su al contrasto, si ripropone la Spagna, Gomez con l'attacco da posto 4 di Rejon, il migliore dei suoi, con 5 punti nel primo set, questo è il sesto. Molto preciso il palleggiatore spagnolo, che offre sempre una palla vicino alla banda, e lì vanno a nozze gli attaccanti, appunto iberici, che colpiscono con una certa sicurezza il nostro muro, che non tiene. 2-2 in battuta il numero 5 Amoros. Porro, buone mani, posto 4 per Cremoni, che viene difeso. L'attacco spagnolo di Rejon è molto potente, una botta vera e propria che fa guadagnare la Spagna il vantaggio 3-2. L'Italia ha formato il muro a 3, ma poi le mani erano rivolte verso l'alto e il punto è andato alla Spagna ancora. Ancora Amoros, in difficoltà Cremoni, la palla se ne va via. Sì, 4-2. Impugna con anticipo il bagger e poi sul bagger laterale scodella, diciamo. Ancora Amoros, questa volta la battuta è molto lunga. Italia deve trovare sicurezza, coraggio e anche un po' di tranquillità. La battuta per il regista Porro. Buono servizio, la Spagna riceve, poi va all'attacco con Rejon. Cremoni toglie la palla di fatto al proprio libero nel tentativo di difenderla. Qui si sono trovati due italiani sulla stessa linea di difesa, cosa che assolutamente non si deve fare, e purtroppo il punto è andato alla Spagna. È che queste sono azioni che noi dovremmo concretizzare meglio, perché non ci lasciano tanto spazio e quando ce lo lasciano dobbiamo prendercelo. Ace del numero 13 Justo Gomez Quesada, molto bravo, è il secondo ace dall'inizio del match per lui. Cremoni, brava ricezione, palla posto 4 per Colacci, buona ricezione, e da lì parte un'azione da manuale perfetta, no? Sì, l'Italia ha naturalmente dei picchi, se vogliamo, superiori, perché questi attacchi fanno veramente rumore, però poi bisogna giocare punto su punto e gli spagnoli in quello sono più bravi. Battuta di Cremoni, in difficoltà la Spagna, va su Rejon, out, l'attacco di Rejon, che finora ha sbagliato niente, penso fosse sia il primo errore, il migliore dei suoi.
si rimette subito in scia l'Italia, per fortuna, che va in battuta subito con Gianluca Cremoni, che è il capitano di Macerata. Al centro la botta di Nadal è di un certo peso. Non era pronto il nostro centrale con le mani, più che altro non era in posizione esatta di attesa, e quando ha saltato era troppo tardi. Il problema è che giocando una palla al centro solo ogni tanto la Spagna poi ti mette questo dubbio e tu non salti. La gestione di Cremoni, palla a filo, Porro dietro, l'appoggio di Colaci, Gomez spinge, c'è il muro però italiano di Nicola Zara. È il più alto dei suoi con 203 centimetri, Civitanova. Stavolta con il palleggiatore staccato da rete ha anticipato il movimento verso il posto 4 e è arrivato. La battuta dello stesso Zara. Palla dietro, la difesa di Porro, palla a filo. Si rigioca, ancora seconda linea per Quesada, buona opportunità per l'Italia. Porro, seconda linea per Cremoni, bella azione con Cremoni che prova ad esaltarsi, fa bene, c'è bisogno anche di coraggio, lo vedete, diavolato, bravo, buon attacco per lui. Sì, qui abbiamo avuto il nostro posto 6 che è andato a rimpiazzare l'opposto e quindi è andato ad attaccare in zona 1, è veramente un gran colpo. È quello che dicevamo prima, l'Italia sicuramente ha dei colpi superiori da un certo punto di vista, vediamo. La battuta di Zara, palla in pipe, posto 6, bella questa, servita dietro, ottimo palleggio, molto bravo Gomez, alzata assolutamente non banale questa in posto 6. È molto preciso questo palleggiatore, la palla è dove deve essere quasi sempre. E quindi questo naturalmente agevola molto i suoi attaccanti. Alla battuta il numero 3 spagnolo Nadal, jump float su Cremoni che non è precisissimo, Porro va in bug, riesce comunque a dare un pallone accettabile a Bertoncello, dunque comunque da una brutta ricezione esce qualcosa di buono, bravo Porro e bravo anche Bertoncello a trovare un bel tocco al centro del campo. E poi ha avuto la fortuna di trovare, diciamo, il centrale in posto 5, quindi è stato, il suo colpo è stato, diciamo, magnificato dall'impreparazione dell'avversario. In battuta Raffaele Colaci, 8 pari in questo secondo set, il primo è terminato 25 a 18 per la Spagna. Lungo linea out, secondo me invece in campo. Comunque un bellissimo colpo, eh? Corpo completamente girato in posto 5, poi un'intrarotazione eccellente. Al servizio il capitano spagnolo, il regista Gomez, numero 10, jump float al centro del campo. Cremoni la tiene bene, la seconda linea non trova nessun attaccante, Spagna prova ad approfittarne, ne approfitta subito in posto 4 con il numero 15 Garcia. Due punti di vantaggio, questa volta la costruzione del gioco italiano non è stata fluida, non si sono capiti palleggiatore e attaccanti di seconda linea. Ancora Gomez, palla a filo, palleggia ad una mano, arriva il pallonetto di Bertoncello, poi ancora Spagna dietro con Quesada, c'è il muro questa volta di Simone Bertoncello, bravo. Per una volta il palleggiatore spagnolo non è stato precisissimo, è comunque una buona palla, però bene anche il nostro muro in questo caso, il nostro muro deve lavorare meglio perché in questo momento non è un fattore a nostro favore. Sta crescendo però l'Italia rispetto al primo set, arriva il muro italiano, rigioca ancora la Spagna, il pallonetto è out e dunque 10 pari sia nel punteggio sia nella presenza in campo, c'è qualche errore di meno, filo di grinta in più, filo di emozione in meno, insomma un gradino è stato fatto, la Spagna però è sempre lì, molto costante. Bertoncello, bella la battuta, in difficoltà libero spagnolo, arriva poi Quesada, anzi no, non è Quesada ma è il numero 15 Garcia,
che si sta rivelando anche lui uno dei migliori attaccanti spagnoli. Sì, qua il nostro muro a tre ha preso solamente il centro del campo, addirittura è passato esterno al posto 4, è riuscito a mettere la palla in 6, vuol dire che la parallela lasciata era veramente eccessiva. Si prepara alla battuta Garcia, tutto al salto, ricevuta bene al centro, tocca il muro spagnolo, Spagna che ricostruisce, Gomez molto alto, Rejon poi chiude al centro Amoros, Spagna che si porta più 2. Questo tiro a molla è molto pericoloso per l'Italia, perché quando pareggiamo il punteggio dovremmo insistere, invece qui la difesa così non ci ha consentito di fare punto. L'attacco di Colacci dalla seconda linea, difende la Spagna, posto 4, pallonetto, recupera l'Italia, seconda linea buona per Colacci che appoggia, Spagna sempre lì con Gomez, palla per l'attacco del numero 13 Quesada, che passa molto bene da posto 2, attenzione più 3 per la Spagna, bravo anche il libero Barras in questa occasione, in sospensione nei 3 mesi è stato a palleggiare, un buon pallone per il suo posto 2 in quell'occasione. Sì, l'Italia purtroppo fa molta confusione, nel senso che probabilmente ha tante opzioni sul tavolo, diciamo gettate a disposizione del palleggiatore, ma poi la concretezza è un'altra cosa. Invece la Spagna non fa molte cose, ma quelle cose che fa molto bene in questo momento, purtroppo noi facciamo fatica a stare vicino nel punteggio, e quando sono davanti loro poi dopo riprenderli è molto complicato, perché di errori ne fanno pochi. Squadra quella azzurra che offre però qua e là buone sensazioni, per ora rimangono dei lampi nel corso del primo ma soprattutto di questo secondo set, serve trovare un filo di continuità in più, vediamo, perché questo secondo set è tutto da giocare, i 3 punti di vantaggio spagnoli non sono tanti, e dunque set apertissimo, la battuta per la Spagna in rete, questo errore offre sicuramente una boccata d'ossigeno agli azzurri, bel primo piano per Simone Bertoncello, mentre in battuta va il numero 3 Alessandro Benacchio. Ecco, questo per esempio non ci voleva, però arriva comunque l'errore al servizio anche per l'Italia. Sì, non riusciamo neanche a forzare, perché probabilmente siamo troppo preoccupati, e anche pur tentando di non commettere errore poi lo commettiamo lo stesso. Al servizio il numero 5 Amoros, Cremoni, Porro, palla dietro, c'è un fallo da seconda linea ammesso dalla stessa panchina azzurra, e dunque sul 15-11 va in battuta numero 5 Amoros, lungo il servizio, si prepara dall'altra parte il regista Simone Porro, buona battuta Gomez, palla dietro la difesa di Porro, buona l'Italia però non può attaccare, free ball per la Spagna che apre in posto 4, bella la difesa dell'Italia, purtroppo sotto rete c'è un'invasione da parte di Colacci che tocca la rete, un peccato perché questa difesa era stata molto bella. Importante, sì. E poi sono questi gesti che possono dare il via magari a una squadra per ripartire. Purtroppo è stata vanificata dall'invasione. Numero 13 spagnolo Quesada si prepara alla battuta verso posto 1, cercato Cremoni, risponde bene, palla in posto 4 per Colacci, attacco deciso, potente, bravo Colacci in questa occasione,
bell'attacco in diagonale lunga, e questa dovrebbe essere la nostra strada, dovremmo dominare sopra il muro degli avversari, ma facciamo veramente fatica. Cremoni, Gomez al centro, passa bene il numero 3 Nadal. Comunque questi ragazzi spagnoli, a prescindere, sono dei saltatori, perché comunque toccano tutto a muro, quando vanno in attacco vanno con una certa decisione, non gli manca niente. In battuta Rejon, buono servizio, ma buona anche la risposta e ricezione per Cremoni. L'attacco di Bertoncello è in campo sulla linea, bello tutto, dalla battuta fino all'attacco, quattro tocchi molto buoni di bel volley. Bertoncello ripete il colpo di prima lungo, stavolta addirittura sulla riga, però bene, 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 bene. Adesso serve qualcosa per smuovere questo svantaggio. Meno 3 la battuta dell'Italia, al centro il numero 3 Nadal picchia con sicurezza, e dunque Spagna che non molle, che tiene sempre il ritmo e il vantaggio soprattutto di 4 punti. Anche in questo caso bella rincorsa verso 5 col colpo verso 1 col muro nostro, che naturalmente non riesce a intervenire. Porro, seconda linea per Cremoni, che non riesce a passare, poteva essere una buona idea, ma la palla terminata in rete, viene richiamato Porro dall'allenatrice con delle indicazioni sulle scelte da fare. Sì, perché Bertoncello aveva messo giù due palloni da posto 4 e andare a cercare una over, come si dice, in 5 per l'attaccante in seconda linea in questo momento aveva poco senso, non c'era motivo di variare, anche perché il palleggiatore avversario è in prima linea. Colacci, buona la battuta, palla a filo, il tocco di Gomez non chiude però l'Italia, poi ancora pallonetto giocabile per gli azzurri, Porro spinge in posto 4, bravo Bertoncello, palla in campo fuori, c'è il tocco dice il primo arbitro, 19-16, un po' di contestazione, ma sì, l'Italia dovrebbe far pagare di più la presenza in prima linea del palleggiatore avversario, perché c'è una differenza di altezza notevole con le nostre bande. Naturalmente in questa maniera devi un po' abbassare il livello del gioco, nel senso devi accontentarti di fare quello che ti serve, che poi in realtà sarebbe anche la cosa più importante. Io ho avuto la sensazione che il tecnico Monica Cresta abbia detto a Porro di alzarla in 4, proprio perché lì c'è il palleggiatore. Mi è parso di leggere questo dal labiale, però non vorrei interpretare male da lontano le indicazioni dell'allenatore. Vediamo. In questo momento bisogna lasciar perdere i fronzoli e mettere la palla dove è più probabile che venga al punto, poi il bel gioco, diciamo il gioco spumeggiante, magari un'altra volta. L'Italia però in corsa, assolutamente, 3 punti da recuperare. Colacci, la battuta, questa volta finisce lunga, errore piuttosto grave per il momento del set, perché il 7 resta giocabile, ma devi sbagliare davvero poco o senz'altro meno dei tuoi avversari. Vediamo Gomez, la ricezione, Porro per Bertoncello, che sta salendo, sta giocando un buon set, Sì, è migliore dei suoi con 5 punti, e la strada in questo momento è quella, purtroppo le altre cose non stanno funzionando, e quindi palla in banda e, come si dice, pedalare. Adesso è andato in seconda linea Bertoncello, vediamo se riusciamo a... La battuta è buona, Gomez spinge per Quesada, c'è il muro di Porro, molto bravo, è il primo muro per lui dall'inizio del match, anche il primo punto. 20-18, attenzione, l'Italia entra in scia nel momento decisivo del set. Vediamo Bertoncello, altra battuta interessante, Gomez, palla in posto 4, e questa volta l'attaccante avversario preferisce andare con un tocco furbo. L'Italia però poteva fare qualche cosa di più in difesa. Sì, questo è un errore tecnico, nel senso che
difensore è avanzato nell'esatto momento in cui l'attaccante toccava la palla e quindi si è messo alla mercé della traiettoria della palla. 21-18, attenzione per la Spagna che vinto che il primo set. Tengono gli azzurri ricezione, palla per Cremoni, attacco di peso e si prepara il numero 3 Alessandro Benacchio alla battuta, dietro a lui Velasco e Frigoni, grande coppia che ora guida il settore tecnico giovanile italiano, ma che in passato, come tutti sapete, ha lasciato il segno a livello mondiale con la nostra super nazionale dei fenomeni. 21-20, Italia sempre più vicina. Vediamo, d'ora in poi ogni palla scotta qui, eh? Sì, un errore anche della Spagna, una palla un po' bassa del palleggiatore, ha preteso un po' troppo il numero 9 spagnolo cercando una diagonale strettissima, vediamo. Benacchio su Rejon, che poi deve anche attaccare il muro, ottimo dell'azzurro Nicola Zara, che lascia il segno, si stringono gli azzurrini per questo faticosissima rincorsa che termina sul 21-21. Ora inizia un'altra partita lunga solamente 4-5 punti. Finalmente il nostro muro diventa protagonista e diciamo che il palleggiatore spagnolo non posso dire che sia leggibile perché comunque tecnicamente è messo molto bene, però insomma la maggior parte dei palloni va in quattro, quindi anche certo, anticipare una volta ogni tanto si potrebbe rischiare. Poi abbiamo visto che poi quando dà la palla al centro, chiaro che con muro a zero poi va giù. È stato molto bravo anche il ragazzo in battuta Zara a cercare il posto 5 lungo di Rejon, che è in prima linea, quindi ha dovuto fare il super lavoro, andare a ricevere una palla molto lunga e poi andare ad attaccare, perché di fatto è il miglior attaccante spagnolo, e quindi penso che a rientro in campo Zara, speriamo, anzi scusa Benacchio, Zara in prima linea, Benacchio cercherà di fare la stessa cosa, vediamo, cioè di portare ricezione lungo Rejon, vediamo se lo schema di gioco è lo stesso. Benacchio batte ancora là in posto 5, riceve Rejon, Gomez ridà la palla a Rejon che sbaglia e il copione è lo stesso, eh? Il copione è lo stesso. Molto bene. Trovo strano che il palleggiatore spagnolo abbia ripetuto la stessa azione, perché il nostro muro praticamente si era posizionato proprio là, ha anche l'opposto dietro che comunque i punti li ha fatti finora, magari al centro si sentono meno sicuri, vediamo. Il vantaggio dell'Italia per la prima volta, 22-21, palla dietro, la difesa dell'Italia è importantissimo, seconda linea per Colacci, non c'è il tocco, questo è un errore che pesa, perché era un'occasione. Palla troppo dietro, palla dietro i tre metri, la rincorsa del nostro posto era un po' corta, quindi si è trovato completamente sotto la palla, un peccato non si è riuscito a gestirla meglio, ci ha provato perché non ha tirato a tutta, però ormai era troppo sotto, non c'era più niente da fare. Finale apertissimo, 22-22, vediamo se l'Italia riesce a piazzare un paio di giocate decisive. Porro, palla per il posto 4, viene fischiata una accompagnata a Porro, molto fiscale l'arbitro, tocco non pulitissimo, però ne ha lasciata andare una uguale prima, adesso va a fischiare il fallo sul 22 pari. Poi nella pallamolo moderna, soprattutto maschile, ormai questo tipo di tocchi è sdoganato. Il fatto che la palla giri non significa che è doppia assolutamente, perché poi tra l'altro l'ho toccata con una mano sola, quindi mi deve spiegare dov'è la doppia. No, più che altro poi è andata dove voleva il palleggiatore, sì, verso l'attaccante, quindi poteva essere, secondo me, un colpo non pulitissimo ma corretto. Una chiamata vecchio stampo, diciamo, che non ha più al passo con i tempi. Attenzione, il rientro in campo, si è alzato anche Velasco, non inquadrato dalle telecamere, per dare indicazioni direttamente a Porro, vediamo. 23-22, attenzione, 23-22 per la Spagna, finale incandescente, la ricezione di Cremoni brutta, palla per lo stesso Cremoni che però può attaccare, il pallone va in tribuna e Cremoni
va a trovare un attacco vincente. Cremoni più che da banda gioca da opposto, eh. Nel senso il tira delle mazzate micidiali. Sì, 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 Cremoni. Però ci sta, 20 e 3 pari. Ha quel tipo di indole lì. Deve però tenere anche la ricezione, deve tenerla perché ovviamente i giocatori spagnoli adesso lo cercano. Parità, 23 pari, Porro. Attenzione, arriva lei! Importantissimo di Simone Porro, gran palla in battuta e un ace pesantissimo per il regista della squadra azzurra che arriva al set point. Ancora Porro in battuta. La battuta molto tesa, Spagna riceve bene, Gomez per Rejon che passa stretto, diagonale stretto, molto bravo Rejon che si è ripreso. Sì, è scappato ancora un po' fuori Colaci, forse era meglio fermarsi sulla diagonale perché poi Zara non è riuscito a chiudere, è rimasto staccato. E questa cosa qui ci sta, diciamo, è l'errore che fino adesso stiamo ripetendo dal primo punto della partita. La battuta del numero 13 spagnolo, Quesada. Cremoni la tiene, palla alta per lo stesso Cremoni, posto 2, appoggia, la Spagna ha la palla in mano, attenzione, Rejon riesce a passare in posto 4, si ribalta la situazione, si arriva al primo set point per la Spagna, attenzione, e l'Italia ora che deve difendersi sul 25-24, sale il tifo dei tifosi della Valle Camonica, non solo. Qui a Darfo Boario, attenzione, buona ricezione, Porro, posto 4 per Colacci che riesce a passare da posto 4, ha di fronte il palleggiatore, uomo piccolo, muro avversario, dunque è lì che deve andare la palla, no? Eh sì, Porro spero che non abbia avuto dubbi su questa fattispecie, infatti non li ha, certo, avuti. Adesso vediamo. Attenzione, vediamo se Cremoni riesce dalla battuta a trovare una buona soluzione. Ricezione così così spagnola, palla alta per Rejon che passa altissimo, però molto bravo Rejon. Rejon muro a tre, grande palla sopra il muro, il nostro nostra difesa magari poteva arrivarci un po' meglio, però lui ha fatto un colpo eccezionale e ribadisco un palleggio molto preciso, perché se la palla non arriva dove deve arrivare questo tipo di colpo non lo tiri sicuramente. Secondo set point spagnolo. Rejon, attenzione alla sua battuta, forte, la tiene Cremoni, bene, Porro, palla per Bertoncello che fa partire un diagonale, davvero niente male, 6 punti personali per lui, migliore dei suoi, il fatto che sia in prima linea in questo finale di set incoraggiante per l'Italia, è molto importante. Sostituzione, entra in campo il numero 6 Nicola Mussari, sì, è il secondo palleggiatore di fatto del Trentino, va in battuta. Bene per noi che sia in prima linea anche il loro palleggiatore, così abbiamo un riferimento ben preciso. Battuta importante questa, vediamo se Mussari riesce a trovare una battuta che mette in difficoltà la ricezione avversaria. Buono servizio, in difficoltà la ricezione, la Spagna non può attaccare, attenzione, occasione per l'Italia, palla in posto 4 e Bertoncello passa. Molto brava l'Italia, molto bravo Mussari che entra con freddezza e fa friggere la ricezione avversaria. Sì. Bravo. I set point allora per l'Italia. I ricevitori spagnoli fanno fatica sui palloni che cadono avanti e non è strano, perché comunque sono i palloni sempre più insidiosi. Vediamo se riusciamo a ripetere questo tipo di servizio. Secondo set point Italia, 27-26, Mussari la battuta in difficoltà, libero, attenzione, la Spagna non può attaccare, occasionissima Italia, free ball, Bagher, Colaci, Porro al centro, chiude l'Italia con un grande attacco di Alessandro Benacchio. Bravi gli azzurrini che escono da una buca complicatissima tra primo e secondo set con orgoglio, costanza e anche qualche cosa di tecnico trovato al momento giusto, come le battute di Mussaro e non solo, trovano la vittoria 27-25, un set pari. Vediamo se nel proseguo, Ettore, del match questa partita regalerà a questo punto un altro match. Per sì, ora grande divertimento qui a Darfo Boario, certamente, sei d'accordo? Bellissima partita e qui Porro ha voluto mettere, diciamo, l'apostrofo rosa perché tutti si aspettavano la palla in quattro, ma lui ha voluto, diciamo, testimoniare la sua presenza in campo di palleggiatore pensante,
ha dato palla al centro e palla giù. Tutti i palleggiatori sono pesanti, sì, te lo dico. Sì, io sì, avendo giocato a livelli bassissimi da palleggiatore, no scherzo, è stato molto bravo Porro. E dunque un set pari fra poco nuovamente con noi per questo match bellissimo, valevole per la Western European Volleyball Zonal Association, qualificazioni agli europei di categoria Under 17 del 2023, tra pochissimo. Un set pari tra Italia e Spagna in questo avvio di torneo valevole per la Western European Volleyball Zonal Association, la zona ovest europea. L'Europa è divisa dal punto di vista pallavolistico in quattro zone, in ognuna di queste quattro zone si gioca un torneo, la vincente di ogni torneo va di diritto agli europei Under 17 che si giocheranno quest'estate, poi per tutte le altre squadre ci sarà un altro torneo più avanti con la possibilità di guadagnare un posto agli europei. Grande attacco di Cremoni che è in campo per l'Italia, incrociato a Bertoncello, palleggiatore Porro, posto Colace, il centro Benacchio e Zara. Inizio autoritario, la battuta per Benacchio, out il servizio. Sì, i nostri ragazzi dovrebbero ricordarsi l'andamento del set precedente, perché comunque con un po' di costanza in battuta, diciamo, essendo commettendo meno errori, hanno obbligato comunque la Spagna a trovare le soluzioni che poi non ha trovato. Un'occhiata anche al sestetto spagnolo che vede Gomez in regia posto Quesada, a banda ci sono Garcia e Rejon, al centro Nadale Amoros, dunque confermati i sestetti di inizio match. Il libero per l'Italia è Gianni, per la Spagna è Barrassa. Posto 4 per Cremoni. Si difende la Spagna, free ball Italia. Gianni per Porro, al centro non riesce a passare Zara. Porro per Cremoni che passa in lungo linea. Sì, i nostri posti 4 hanno fatto la differenza nel set precedente e adesso devono continuare, perché poi alla fine le partite bisogna portarle a casa.
E se questa è la strada, è da percorrere il più possibile finché ce n'hanno. Porro, Gomez al centro, non passa. Questa volta Nadal. Sì, sperando che la Spagna magari abbia anche subito un contraccolpo psicologico dal set precedente e quindi magari comincia a commettere qualche errore in più. Al servizio Porro, la battuta al salto per il palleggiatore, una bomba, mamma mia, che colpisce in pieno volto, ma si rialza subito il ragazzino spagnolo Garcia. Altra botta di Porro, questa volta è corta, bravo Porro, che ha anche il personale tifo di Velasco che è lì alle sue spalle. Sì, la partecipazione con il quale un grandissimo da pallavolo come Velasco segue i ragazzi molto giovani è veramente encomiabile. 5-2 per l'Italia, questa volta la battuta termina direttamente in rete. Si prepara sul 5-3 per l'Italia, la Spagna al servizio con Quesada. Ricezione brutta da parte dell'Italia, battuta insidiosa. Sono questi palloni davanti, poi lì ci stava un passo in più e c'è un po' la voglia dell'attaccante di non perdere il tempo per la rincorsa, quindi non va convinto sulla traiettoria del pallone e quindi sbaglia. Buona questa ricezione, buono anche l'attacco al centro di Zara, servito da Porro. Abbiamo poco dal centro, però 6-4 in battuta a Cremoni. Battuta termina in rete. Il disappunto di Cremoni. Sì, la sua impostazione tecnica è un po' macchinosa. Fa una grande rotazione delle braccia in caricamento, quindi ogni tanto sulla battuta fa fatica a trovare il tempo con la palla. Rejon, Gianni, Porro ad una mano, non riesce l'Italia ad attaccare, ci prova la Spagna molto bene con Garcia. C'è la indecisione tra il nostro libero e il laterale, purtroppo si trovano entrambi sulla stessa linea e quindi la palla in mezzo dà loro fastidio perché nessuno dei due va immaginando di potersi scontrare col compagno. La battuta spagnola termina in rete, questa volta regalando un punto prezioso all'Italia. Dopo il secondo set davvero molto bello, terminato 27-25 per l'Italia, le due squadre sembrano ora un pochettino stanche, ma arriva l'ace di Zara, preziosissimo Nicola Zara, centrale, alto 2,03 m, Civitanova, la società di appartenenza. Bene l'Italia nell'alternare la battuta lunga con la corta. Gomez in bagger, l'appoggio spagnolo, bella la difesa italiana, va su poi Colacci che trova da posto 2 un attacco importantissimo. Sì, la Spagna sembra uscita dalla sua bolla di, chiamiamola tra virgolette, perfezione che nella quale aveva galleggiato nel primo set. Adesso qualche errorino qua e là, qualche posizione, come questa posizione della difesa era completamente sbagliata. Ancora la battuta azzurra, Gomez al centro, muro italiano, si ripropone la Spagna dietro per l'attacco di Quesada, bella la difesa azzurra, Porro per Bertoncello, molto esterno l'attacco di
di Bertoncello è out. E dunque bella la difesa nostra però, eh? Sì, sì, molto bella. Sì, Cremoni, sì, giusto? Sì, Cremoni, sì, sì, sì. È stato molto bravo. 9-7, le azzurre tengono due punti preziosi di vantaggio. Questa volta in ricezione Cremoni non si ripete. Palla banda per Bertoncello, corre l'Italia sulla rigiocata Colacci. Bello il recupero di Andrea Giani, libero. Ancora l'Italia si ripropone. Porro, palla a filo, il pallonetto. La Spagna va ad attaccare da posto 4 e c'è il muro di Colacci. Sì, il nostro muro adesso sta facendo quello che non ha fatto nel primo set e mezzo, sta veramente dominando la partita. Questo muro a 3 è notevole perché era veramente compatto. Attenzione la battuta di Colacci. Spagna in difficoltà, Gomez insegue il pallone, lo dà comunque giocabile. Italia, palla in mano per Porro, seconda linea per Colacci che attacca molto bene. Bravo Colacci, bravo anche Porro in ricostruzione, 11-7. L'Italia ora viaggia più sicura, vediamo se prova ad accelerare ulteriormente. Prima forse buona conclusione dalla seconda linea, posto 1 del nostro attaccante. La palla era una palla abbastanza veloce, quindi non ha avuto tempo di pensare, ha dovuto solo tirare, forse questa è la cosa migliore. Colacci gioca nella Mater Volley Castellana. C'è ora il time out spagnolo, mentre lo speaker Simone prova ad animare i tifosi presenti, che sono già anche molto caldi. Per la verità è un inizio di torneo davvero molto molto bello qui in Valle Camonica, in provincia di Brescia, Darfo, Boario Terme. 5 giorni davvero spettacolari con il meglio della gioventù pallavolistica under 17 da 7 paesi d'Europa, e dunque tutti qui a giocarsi l'accesso agli europei nella pool A, Italia, Olanda, Spagna, nella pool B, Belgio, Francia, Portogallo e Germania, le semifinali e le finali il 6 ed il 7 gennaio. Gomez al centro, riesce a passare Amoros. Sì, stavolta veramente molto messo molto male il nostro muro, è arrivato staccatissimo e ha concesso un rimbalzo all'attacco avversario che non ha lasciato scampo alla nostra difesa. Gomez, Cremoni riceve bene, Porro spinge in posto 4 per Bertoncello, sicuramente l'uomo in più per l'Italia, molto bravo, giocatore più continuativo, Bassano Volley, Montecchio Maggiore, la sua società. Eccolo in battuta, bello il servizio, si difende abbastanza bene il libero, c'è però poi purtroppo un'invasione dell'Italia muro che vanifica. Sì, quando non possiamo anticipare siamo molto scomposti, c'è da dire che su questa cosa lo staff tecnico della nazionale dovrà lavorare molto, perché gli errori commessi a muro sono tanti. Attenzione, la battuta di Garcia, Italia ha un prezioso vantaggio di 3 punti, lo deve mantenere, se possibile incrementare. Porro, palla dietro per Colacci che sta trovando ora un buon filone, se ne è accorto Porro, lo sta seguendo, servendo con una certa continuità. Dunque bravo Colacci che sta dando il suo contributo. Meglio sulle palle veloci che sulle palle un po' più alte. Servizio Benacchio. Rejon, lo stesso Rejon va all'attacco, c'è il muro italiano ma purtroppo è fuori di un non nulla. ...13-10... al servizio la Spagna con Amoros. Cremoni, il tocco di Porro di prima intenzione, molto bravo. Sì, personalità, momento giusto per l'ha trovato.
bravo Porro, battuta al salto, posto 4 per Recon, il muro e non riesce la Spagna a recuperare. Molto carico Nicola Zara, eccolo qui abbracciato da Cremoni, bravo Zara. Italia che ora sorride, Italia che è riuscita ad uscire davvero da una situazione molto molto complessa. Gomez, la partita non è finita, perché in questo momento sicuramente l'Italia ha qualche cosa in più, ma la Spagna è sempre lì. È importante che Porro sappia dove andare quando è il momento giusto, poi può magari fare qualche divagazione, però avere capito che i nostri posti 4 comunque rappresentano un riferimento importante e sostanziale, sicuramente gli dà la tranquillità per poi riprovare anche qualcos'altro. 16-11, 5 punti di vantaggio, primo set vinto dalla Spagna, 25-18, secondo vinto 27-25 dall'Italia. La battuta di Cremoni purtroppo è uguale alla precedente in rete. Probabilmente avrebbe bisogno di un lancio leggermente più avanti, anche se l'ha spedita quasi sotto la rete, quindi magari più avanti rischierebbe di tirarla in terra. Sostituzione, doppia sostituzione per la Spagna, entrano il numero 17 ed il numero 16 Gutierrez, palleggiatore, e Iraci opposto, dunque doppio cambio. Vediamo se il palleggiatore Gutierrez può avere uno spunto in più rispetto a Gomez, che ha giocato una buonissima partita finora. Out però la battuta di Recon. È chiaro che l'obiettivo dell'allenatore spagnolo è quello di non offrire all'Italia il punto di riferimento del palleggiatore in prima linea, e quindi si gioca questo doppio cambio. Battuta di Zara, buona ricezione, Gutierrez dietro per l'opposto mancino, e qui c'è subito una cosa da aggiustare, no? Quando ti capita l'opposto mancino devi subito fare un paio di ragionamenti e un paio di azioni, provare a spostare il muro, non è semplice. Sì, però questa palla era molto veloce, il nostro centrale non poteva arrivare mai, quindi lì ci sarebbe voluto un intervento molto positivo dalla nostra banda, che vabbè, non si può chiedere tutto. La ricezione, si sposta Porro, bagger alto, staccato, Bertoncello appoggia. Ancora per l'attacco in posto 4 di Garcia. Diciamo che il nuovo palleggiatore Gutierrez si è presentato subito bene. Sì. Palla buona dietro, palla buona in posto 4, dunque set tutt'altro che finito. È importante per una squadra avere due palleggiatori che si, tra virgolette, assomigliano, nel senso che il palleggio è simile a quello del titolare, e quindi questo dà comunque agli attaccanti un riferimento preciso sul tipo di alzata che arriverà. Poi loro sono bravi, perché ha tirato sulle mani alte e poi stanno sbagliando un po' di battute, che questa cosa ci dà una mano importante. L'errore di Nadal sul 18-14, avete visto l'allenatrice Monica Cresta che è andata a suggerire a Cremoni bordo campo qualche cosa per la prossima azione. Colacci, la ricezione spagnola, palla dietro per il mancino, questa volta il muro si mette nella posizione giusta per bloccare Cesar Camacho Iraci, arriva un muro importantissimo che vale 19-14. Grande lettura del nostro centrale stavolta, che ha perfettamente andato sulla traiettoria dell'alzata e ha messo le mani correttamente, quasi quasi certe volte varrebbe la pena di non saltare al massimo, perché ogni tanto questi giocatori spagnoli passano abbastanza a filo, tranne un paio che veramente tirano altissimo a prescindere. Però bravi i nostri stavolta, adesso le cose vanno bene.
Fredison Mosquera, l'allenatore, lo vedete in mezzo ai suoi ragazzi, ha chiamato un tempo, vuol rivedere la Spagna del primo set. Dobbiamo però per dire anche che l'Italia ha faticato un pochettino nel primo set, è cresciuta molto nel secondo e in questo terzo sta giocando con molta sicurezza in più. Dunque meriti sì per la Spagna, ma anche l'Italia ha saputo riprendersi molto molto bene. E dunque a questo punto la situazione è ribaltata, è la Spagna che deve ritrovarsi. Porro, seconda linea per Cremoni, la palla non va giù, si rotta sul filo della rete, arriva dalla seconda linea Rejón che trova un punto molto particolare, coraggioso però direi anche. Sì. Sì, sì, una dote eccellente di questi ragazzi di riuscire a organizzarsi in qualsiasi situazione, cosa che i nostri fanno un po' più fatica proprio per le dimensioni corporee. Questi ragazzi spagnoli veramente riescono a trovare delle soluzioni a breve tempo. Il tocco di Porro, furbo, veloce, dopo la risposta del muro avversario. Sì. È veloce, furbo, e dunque 20-15. Ricorda comunque moltissimo nelle movenze suo fratello, che gioca in Superlega, è molto molto simile, parte dal punto di vista fisico anche nel modo di palleggiare. Speriamo che l'Italia possa avere due palleggiatori di quel livello a breve, così giovani. 20-16, alla battuta c'è Garcia, battuta al salto, Gianni riceve bene, palla per Cremoni, seconda linea, passa molto bene l'opposto mancino, è entrato da poco Irace che ha dato sicuramente qualche cosa in più alla propria squadra, così come il palleggiatore. Ora però si chiude il doppio cambio, rientrano i titolari, Gomez in seconda linea e Quesada in prima. Direi doppio cambio che ha dato i suoi frutti, no? Sì, noi abbiamo perso l'occasione di non sfruttando il fatto che si erano dimenticati di fare il doppio cambio un giro precedente, e questa palla era da mettere a terra assolutamente, invece abbiamo fatto toccare le mani nel muro del palleggiatore. Adesso subiamo, arriva la guardia attenta di Rejón sul tentativo di prima intenzione di Porro. Secondo, l'abbiamo detto poco fa, il set è tutt'altro che finito. Ora l'Italia è sì più sicura, ma la Spagna si sta ritrovando ed è assolutamente lì. Partita avvincente, assolutamente godibile, così come lo è stato Belgio-Germania che l'ha preceduta, no? Un bellissimo 3-2 con il Belgio che ha saputo recuperare. Anche questa partita, soprattutto nel secondo, e anche questo set sta regalando buone note tecniche e anche agonistiche, no? Sì, sì, vediamo di fronte due squadre con caratteristiche diverse, però l'Italia deve essere in grado di sapere interpretare bene i momenti, deve essere cinica nel momento importante, come ripeto quell'azione precedente quando si sono scordati di fare il doppio cambio, lì la palla doveva andare a terra. Adesso vediamo se riusciamo a rimediare. Battuta al salto, Cremoni, palla dietro, Colaci passa dalla seconda linea, molto bravo. Questo è un punto molto importante perché non era banale questo attacco, era un momento fondamentale di questo set, e il fatto che l'abbia messa a terra, diciamo, dà un'ulteriore sicurezza al nostro palleggiatore. La battuta di Benacchio al centro, difende lo stesso Benacchio, buona occasione per l'Italia. Cremoni va su, l'appoggio, palla alta in posto 4, muro dell'Italia, ancora Spagna, Gomez, posto 4 per Rejón che riesce a passare, migliore del suo, l'abbiamo già detto tante volte, ma è davvero molto bravo questo ragazzino. Sì, molto bravo, ancora una volta Zara purtroppo non riesce a restare vicino alla rete con le mani, quindi la palla si insacca tra giocatore e rete, però l'attaccante spagnolo è una macchina e le sta mettendo tutte lì in mezzo. Jump float, palla per Cremoni,
ancora Rejon, passa ancora lui, la Spagna è lì, finale, tutto da seguire per questo match tra Italia e Spagna, under 17, due nazionali se la stanno giocando punto a punto. Del resto, come noi giochiamo sul loro palleggiatore, loro fanno altrettanto, anche se in questo caso le mani colpite sono state quelle del centro, però... La battuta della Spagna, la ricezione di Gianni, si sposta Porro, palleggio per Cremoni, l'attacco è vincente con il tocco del muro spagnolo, 22-20. Cremoni quando trova l'abbrivio del salto è impressionante, eh? Va con le spalle, con le spalle sopra la rete. Attenzione Porro, battuta al salto. Gomez spinge, palla un po' attaccata a rete, il muro italiano, ancora Gomez, Rejon trova ancora lui la soluzione ad una situazione intricata. Grande attaccante. 22-21 Italia, è un punto prezioso da tenere. Attenzione però che c'è in battuta Quesada, dai 9 metri, una battuta ficcante, battuta corta, ben ricevuta. Porro apre il posto 4, Berton, anzi no, Colacci, trova un errore. Ai ai ai, errore che arriva nel momento meno indicato, ammesso che ci sia un momento meno indicato, però questo forse è meno indicato degli altri. Parità 22-22. Time out per l'allenatrice Monica Cresta, l'entusiasmo qui a Darfo Wario è davvero notevole per gli azzurrini che sono stati in vantaggio anche di 6 punti mi sembra in questo set, ma ora si ritrovano a giocarsi il finale punto a punto. Sì, siamo in più 1, quindi il palleggiatore ha in posto 4 l'opposto e in posto 2 la banda. Lo script della partita direbbe che la palla deve andare in 4 perché là c'è il palleggiatore avversario, però purtroppo nella prima occasione, quella appena passata, abbiamo tirato la palla fuori. Adesso naturalmente il palleggiatore dovrà fare le sue valutazioni e decidere se continuare su quella strada oppure cambiare obiettivo. Si prepara alla battuta il numero 13 Justo Gomez Quesada, jump float. Italia riceve, Porro, palla dietro per Cremoni, il pallonetto intuito, palleggia ad una mano, ancora l'Italia difende, ma il pallone schizza via. 23-22. Qui abbiamo reagito troppo velocemente alla situazione, siamo andati tutti sulla palla corta, ma attenzione Quesada. Bertuccello riceve bene, palla dietro per Cremoni che tira forte la difesa spagnola. Va su Quesada, ancora difende Cremoni, Porro gli restituisce il pallone, palleggia Cremoni, Gomez, posto 4 per Rejon, il muro, ma c'è un'invasione sotto rete per l'Italia, 24-22. 24-22, cambio, entra Zlatanov al posto di Cremoni, entrata difficile questa per Zlatanov. 24-22, battuta su Bertoncello, Porro, palla in posto 4 per Colacci, il pallone è in campo. Secondo il guardalinee, l'arbitro dice però che è fuori. Gli italiani protestano perché il guardalinee ha detto palla in campo, ma l'ultima parola spetta all'arbitro. L'arbitro dice palla out, un punto importante questo, è decisione molto molto complessa. 25-22 per la Spagna, che dunque si aggiudica il terzo set, 2-7-1 per la Spagna. Peccato perché l'Italia era ad un passo dalla vittoria di questo set, poi nel finale si è persa, complimenti invece alla Spagna, ma sì, la partita non è ancora finita, 2-7-1. Assolutamente, speriamo che i nostri ragazzi non si facciano abbattere da questa situazione, siamo capitati nella rotazione sbagliata nel momento sbagliato, sono cose che capitano in questo sport. La partita continua tra poco.
2-7-1 per la Spagna in questo avvio di torneo della Western European Volleyball Zonal Association, torneo che si svolge a Darfo Boairo Terme in Valle Camonica Brescia. Girone con Italia, Spagna e Olanda, la prima partita per l'Italia. Primo set vinto dalla Spagna, poi la risposta dell'Italia in un equilibrato 28-26, poi nel terzo set quando l'Italia sembrava aver messo tra sé e gli spagnoli un discreto vantaggio, è arrivato il recupero della Spagna che si è aggiudicato il parziale con il punteggio di 25-22. Un'occhiata ai sestetti con l'Italia che ripropone Porro, l'opposto Colacci, al centro Zara e Bernacchio, a banda Cremoni e Bertoncello, il libero è Gianni, tutti gli ordini di Monica Cresta. Per quanto riguarda invece la Spagna, il regista Gomez, opposto Quesada, banda Garcia e Rejon, al centro Nadal e Amoros, il libero per la Spagna in maglia gialla e Barrassa. 2-1 per la Spagna, sia per quanto riguarda il set, sia per quanto riguarda il punteggio di questo inizio di quarto parziale. Porro dietro Colacci, palla out, inizia con qualche errorino per l'Italia questo quarto set. La mia impressione è che l'Italia si accenda e si spenga con troppa facilità quando, diciamo, volano sulle ali dell'entusiasmo, hanno dei colpi eccellenti, poi invece si perdono un po'. Il tocco di Porro viene difeso, palla a filo, non chiude il muro italiano, Gomez per la diagonale out dell'attaccante spagnolo Rejon. Al servizio si prepara Porro. Recessione di Rejon, palla dietro, molto bella da parte del palleggiatore Gomez. Cremoni non può attaccare, Bagger, palla dietro, tocca il muro italiano ma il pallone schizza via. E dunque punto per la Spagna. Bertoncello doveva provare a prendere questa palla, anche se era molto difficile, perché comunque i segnali che dai ai compagni sono importanti e in questo momento c'è bisogno che tutti mettano a disposizione il massimo che possono per rimettere in piedi la partita. Palla per Colacci, la difesa spagnola, c'è poi un fallo di doppia. Diciamo che l'arbitro ha fischiato più che altro la posizione del corpo del palleggiatore, perché poi alla fine come è alzata era come tante altre si vedono, ma il fatto che il palleggiatore fosse davanti alla palla ha un po' influenzato l'arbitro. Spagna in difficoltà, ricezione, Rejon prova a risolvere davanti ma non riesce e dunque grazie a questa battuta di Cremoni gli azzurrini si riportano in parità 4-4. Al centro passa Nadal, velocissimo, lascia passare leggermente la palla, esce dall'ombra del muro di Zara e poi tira molto forte in zona 1. Per la difesa c'è poco da fare in questi casi. Al servizio Rejon, palla in posto 4, il muro out della Spagna, molto bravo Bertoncello. Adesso immagino che Porro cercherà le sicurezze del secondo set, andrà spesso in zona 4, vediamo.
Palla dietro per Quesada, out l'attacco, un altro errore da parte della Spagna. Sì, non c'è continuità, diciamo, quando i due palleggiatori vanno a cercare delle soluzioni diverse non c'è molta continuità da entrambe le parti. Qui perdiamo un contrasto a muro che è un classico. Va su Benacchio, che è molto molto alto, 2,01 m, ma l'altezza non è sempre la soluzione, è più il tempo, insomma, col quale si salta. È stato bravo anche lo spagnolo comunque. Il palleggiatore basso contro il centrale alto spesso volentieri ha la meglio. Porro al centro, il pallonetto questa volta di Benacchio va giù. Avevo visto i ragazzi in un amichevole quest'estate contro la Francia e erano questi ragazzi ed erano molto più centrati con il gioco in primo tempo. Avranno possibilità anche di crescere in questi giorni con queste partite ad alta tensione. Posto 4, la difesa molto bella di Cremoni, appoggio di là, poi ancora altra opportunità per l'Italia, difesa ordinata di Gianni. Posto 4 per Bertoncello, la palla rimane lì, toccata dal muro iberico, e poi posto 4 per il numero 15 Garcia, che schiaccia, forse out, c'è stato un tocco forse a muro fischiato dall'arbitro, non lo so. L'unica cosa che può essere il tocco a muro, perché anche il guardialinea, anche io ho visto la palla fuori. 7 pari, 2-7-1 per la Spagna. Bella battuta con Gomez. Porro in regia, seconda linea per Colacci, ci prova il rivero Barrassa ma non riesce a tenere la palla in gioco. Si prepara invece l'Italia con Simone Bertoncello. Ace di Bertoncello, molto bravo, giocatore completissimo, molto bravo in tutti i fondamentali. Sì, anche nell'esultanza vediamo che i nostri ragazzi cercano veramente nell'animosità la benzina per poter gestire meglio i colpi che devono eseguire. Altra botta notevole, la Spagna un po' in difficoltà, arriva comunque un buon pallone a Quesada, ne nasce un errore difensivo, il libero si è mosso ma la deviazione forse del muro in precedenza l'ha messo fuori tempo. Sì, ma più o meno un errore che abbiamo già visto, cioè il difensore si muove nell'esatto momento in cui l'attaccante attacca la palla, a quel punto lì o hai fatto la scelta giusta oppure vai da un'altra parte e la palla ti supera. Garcia, Porro al centro, pallonetto, palla un po' bassa, la Spagna può solo appoggiare in palleggio. Porro dietro per Colacci, il muro italiano respinge out. Colacci sta trovando un po' di continuità, vediamo. Al servizio Benacchio. Tutta corta, palla a filo, il muro aspetta, c'è il tocco del muro italiano. Qua siamo saltati sul palleggiatore in seconda linea, eh? Un po' grave. 10-9 per l'Italia, attenzione al servizio spagnolo. Porro, posto 4, bella la bomba di Cremoni che riesce a lasciare il segno. Un 19, due punti di vantaggio. Battuta di Porro, palla
tirata termina lunga. E dall'altra parte si prepara l'opposto Quesada, jump float, riceve bene Bertoncello, palla dietro per Cremoni, Spagna difende, contrattacca ancora con Quesada, il pallonetto, ancora Porro, sempre dietro per Cremoni che questa volta lascia andare il braccio, di potenza ne ha. È il coraggio che sarebbe servito nel set precedente, oppure la situazione, perché poi magari le alzate non erano di questo livello. Ricordiamo un palleggio sanguinoso fatto su uno dei momenti fondamentali del set precedente. Vediamo se si sblocca la battuta di Cremoni, ottima, questa è una botta in lungo linea che lascia il segno. Si è iniziato a inizio partita battendo flottante, poi è passato alla battuta spin, questa è la prima volta che riesce a ottenere il punto. 12-10, lui è anche il capitano della squadra, lo ricordiamo. Ci riprova questa volta la battuta al salto, e non era sciocco, fosse andata di là avrebbe fatto danni nella recensione spagnola questa palla, peccato. Sì, sono le variazioni che servono sicuramente per mettere in difficoltà la squadra avversaria, però magari bisogna essere nel mood per ottenere certe, o per sviluppare certe tecniche. La battuta di Rejon, recensione di Cremoni, va di là, la Spagna ci riprova, la posto 4, bella la difesa di Gianni. Porro si sposta, offre un buon pallone a Bertoncello, la palla schizza via, Gomez, bravo, la raggiunge, ancora free ball Italia, Zara, Porro, posto 4, Bertoncello, passa, molto bene, bravo, bravissimo, brava tutta l'Italia che gioca in modo corale, ordinato, ricostruisce bene, 3 punti di vantaggio preziosissimi. E la palla in 4 è la nostra cassaforte, E speriamo di riuscire a continuare con questo gioco, e soprattutto quando c'è Bertoncello in prima linea, ragazzo molto interessante, ovviamente sono tutti ragazzi molto interessanti questi, però almeno questa sera Bertoncello sta dando garanzie di livello molto molto alto. Sì, sembra decisamente il più completo tra i nostri, sono tutti bravi, però diciamo che ricezione, difesa, attacco soprattutto. Non abbiamo visto un vero bomber in battuta, Abbiamo fatto un po' fatica a forzare, a parte il punto che abbiamo ottenuto prima, però diciamo abbiamo avuto qualcosa quando abbiamo alternato battuta lunga, battuta corta sull'attaccante avversario in prima linea. La battuta di Zara buona, Gomez dietro, la difesa di Porro rimane lì. Peccato perché non è riuscito a unire le mani al momento giusto, si è trovato con le mani aperte nel momento di fare il bagger, la palla non ha trovato il piano di rimbalzo per salire. Attenzione al servizio Nadal. Porro, seconda linea per Cremoni, questa volta l'opzione pipe funziona, arriva molto bene, sì. Cremoni palla, è stata anche molto bene, nulla da dire, bravo, sì. 15-12, servizio Colacci, nel frattempo è entrato Usanza al posto di Gianni, seconda linea. Vedo che lo stanno libero bendando. Gianni, sì, ha un problemino ad una gamba, mi è sfuggito il momento in cui ovviamente ha subito un piccolo infortunio, mi sembra, nel caso Usanza che gioca nella sua provincia, due di Montichiari in campo, ragazzo molto interessante anche lui. Seconda linea, Cremoni, il recupero proprio di Usanza in tuffo, e la palla di Bertoncello va giù. Sì, brava Italia. Usanza qui in Valcamonica ha una clac molto importante di sostenitrici, comunque ha fatto una grandissima azione perché si trovava naturalmente
è dall'altra parte del campo rispetto alla sua posizione naturale, e poi bravo anche l'attaccante a risolvere con un attacco molto, molto importante. È stato molto bello il recupero di Usanza, perché al primo tocco ha compiuto quasi un miracolo e c'è stata l'ovazione del pubblico di Darfo Boario. Dunque anche questo, insomma, l'esempio come anche in, come in un minuto, come in 30 secondi il giocatore possa lasciare il segno. Bravo Usanza ad entrare subito in modo decisivo con una difesa importantissima. Vediamo se rientrerà subito Gianni oppure se a questo punto continuerà a giocare Usanza. Penso che resterà Usanza per questo finale. Sì, l'anno scorso è stato protagonista delle finali Under 16 nazionali con la sua squadra, ha fatto molto bene. Stiamo a vedere questo finale 17-12. Battuta al salto, interessante, la Spagna però riceve bene, ancora altra difesa. Cremoni appoggia, seconda linea, out, l'attacco spagnolo. Anche qui una variazione sul tema della pipe, spostata verso 5, cercando di uscire dal muro a 3 dell'Italia, ma poi dopo il colpo di attacco è stato accompagnato troppo con la rotazione del busto, la palla uscita. Sostituzione, entra in campo per la Spagna il numero 8 Ripa, schiacciatore di bando, lo vediamo per la prima volta in campo al posto di Rejon. Ace, a mio avviso sì, la palla in campo da parte di Colacci, l'Italia scappa, più 7, 19-12. Sì, quando riusciamo a salire sugli ali dell'entusiasmo riusciamo a mettere in difficoltà la Spagna, che altrimenti è veramente rognosa. Ancora Colacci, altra battuta, Barrassa la tiene, Gomez a banda, difende Usanza, Porro per Bertoncello, la copertura, attenzione Cremoni con il bagger, non riesce a buttarla nel campo avversario, era molto molto lontano. Diciannove a 13. È mancata la tranquillità di rigiocare il pallone che era rimbalzato sulla rete con più, con meno foga. Gomez, il tocco di Porro, c'è l'invasione. Peccato, stava, eh? Sì, è un peccato. Tocco, è un tocco davvero meraviglioso, anche molto molto alto per la verità, è stato accompagnato sulla rete. Poco male, un errore adesso più sì, accettabile. Dobbiamo stare attenti, perché Ebbene, l'insegnamento del set precedente sì, è ancora lì, sì, bruciante. Al centro, passa molto bene il centrale Alessandro Benacchio. Sì, in teoria non dovremmo avere rivali al centro, però poi le partite si giocano con quello che c'è e abbiamo avuto poco dai nostri centrali, che invece come altezza, come statura sicuramente hanno un grande vantaggio sui centrali avversari. La battuta di Bertoncello, battuta al salto, buona rincorsa, bella botta, ben ricevuta, palla a filo, rigioca la Spagna, bello il lungo linea, ma è out, attenzione, errore di Garcia. Un lungo linea che termina out di poker, è stato bello il movimento tecnicamente parlando, però evidentemente questa volta non è stato fortunato. L'Italia ne approfitta, 21-14 più 7 per gli azzurri. Attenzione Bertoncello, sempre molto bravo, in difficoltà la Spagna, ricezione con Barrassa, non può attaccare, Friboli Italia, attenzione Porro, spinge per il pallonetto di Cremoni, bravo in questo caso a trovare il pallonetto nella foga dello scambio, tutti si aspettavano la botta, molto bravo Cremoni. 22-14, attenzione Bertoncello in battuta. Cremoni ha la capacità di galleggiare anche quando la palla magari non arriva al momento giusto, riesce a stare in aria quell'attimo in più e poi confeziona questi pallonetti bellissimi. Gomez, la palla al centro, non passa e dunque c'è l'errore che regala il punto numero 23
all'Italia, 23-14. Al servizio Bertoncello. Tutto il salto che termina direttamente in rete. È andato fuori tempo col lancio e colpendo la palla in discesa non è stato, non ha potuto tenerla in campo. La battuta direttamente in rete della Spagna favorisce il set point dell'Italia, che ora prova a chiudere questo set con Benacchio. 24-15, primo set point. La palla al centro, la difesa dell'Italia. Colaci insegue il pallone, Cremoni appoggia in bagher. Ancora la Spagna, Gomez al centro. Non passa e Zara può esultare per il punto finale di questo quarto set. 25-15, si va al quinto e decisivo set tra Italia e Spagna, una partita bellissima che ha aperto per gli azzurri e per gli stessi spagnoli questo torneo della Western European Volleyball Zonal Association. Il vincitore del torneo, lo ricordiamo, andrà di diritto agli europei di categoria la prossima estate. Tra poco per il quinto decisivo parziale. Sarà il quinto e decisivo set a decidere le sorti di questa partita, valevole per la Pool A e la prima partita del girone tra Italia Under 17 e Spagna, ovviamente Under 17 parietà. Bella difesa di Bertoncello in apertura, il tocco di Cremoni, la Spagna ricostruisce e c'è una doppia chiamata. Questa volta mi sbilancio in modo assolutamente troppo severo dall'arbitro, non si possono chiamare queste doppie, era una palla assolutamente accettabile, almeno questo
Sono completamente d'accordo con te. L'Italia comunque prova ad approfittarne. Italia in campo con Porro Regia, opposto Colace, banda Cremoni e Bernacello, a banda Benacchio e Zara. Recupera Colaci e poi c'è una palla out dopo il muro italiano. Rimane però usanza, il libero bresciano rimane in campo. In quei minuti nei quali è giocato ha dimostrato una buona presenza. Dall'altra parte la Spagna si ripropone con il sestetto che prevede Gomez in regia, Quesada opposto, Garcia, Rejon a banda, attacco nel frattempo di Cremoni, Nadal e Aramos al centro, Amoros scusate al centro, il libero è Barrassa. Importantissimo che Usanza abbia mostrato subito una ricezione perfetta, in modo da dare sicurezza alla propria squadra, visto che comunque lui subentra e ovviamente deve dare alla propria squadra la sicurezza che serve per affrontare il discorso della ricezione. Il tocco di Cremoni è vincente, va a giocare molto intelligentemente sul muro avversario, spinge la palla sul muro, ottiene un muro out molto interessante, importante direi. 3-1 Italia in questo avvio di quinto set. Bravo Cremoni, perché il rischio di fare invasione era molto alto. Battuta di Benacchio al centro, la botta rabbiosa di Amoros. È la prima palla che tirano in 5, finora hanno sempre tirato in zona 1. La capacità di variare in un momento così importante comunque definisce il fatto che la Spagna è una squadra che ha delle sicurezze, ha delle certezze e a queste si appoggia quando è il momento. La battuta della Spagna, ricezione lunga, chiude la Spagna con un brivido, pallone molto vicino alla riga ma in campo. Attenzione, tre pari la battuta, ancora Porro, posto 4 Cremoni, schiaccia in maniera decisa da posto 4, fa sentire il suo braccio armato. Sì, la Spagna sui nostri posti 4 ha sempre tenuto la parallela e per assurdo non siamo mai praticamente passati sopra il palleggiatore, ma abbiamo sempre fatto i punti in diagonale. Porro, il nastro della rete favorisce l'attacco di Cremoni sulla cattiva ricezione spagnola. Brava Italia, metà punto a Porro e metà a Cremoni. 5-3. I nostri ragazzi cercano molto il sostegno del pubblico comunque, Beh, sì. Questa cosa però ci sta, molto bella. È indicativo del fatto che la nostra è una squadra probabilmente umorale, che ha bisogno proprio di stare sopra un certo livello di coinvolgimento per dare il meglio. E allora il tifo di Darfo Boario Terme, lo diciamo per chi ci segue in questo momento in diretta, che verrà magari qui ad applaudire l'Italia nei prossimi giorni, preparatevi perché il tifo dovrà essere di livello per questa squadra che ha bisogno di voi. Vediamo, ricordiamo che il meccanismo insomma del torneo è molto semplice: due gironi e poi la possibilità delle semifinali per le prime due squadre di ciascun girone e poi le finali sabato. Dunque tre giorni di gironi e poi due giorni tra semifinali e finali. Porro, Gomez, palla per Rejon che va in cielo, la difesa italiana, palla a filo, forse Cremoni può attaccare, non ce la fa ma commette invasione sotto rete. Era una situazione un po' complessa con la rincorsa. Si è avuto un... La battuta per Quesada. Doppia fischiata a Bertoncello. A questo punto le fischiette tutte deve continuare nel solco a fischiare. Nel solco di quanto fatto finora, questa è forse la più evidente. 5 pari. Usanza riceve,
Così così questa volta Cremoni fuori dai tre metri, è ispirato, è ispirato. I nostri ragazzi devono assolutamente mantenere la massima attenzione sulla gestione del corpo nella ricezione, perché la battuta degli spagnoli non è forte e quindi la disposizione degli angoli di ricezione del corpo per i nostri deve essere alla massima attenzione. Gomez per Rejon, difende Cremoni, Porro, palla in mano per Bertoncello, bella botta, buona però anche la risposta difensiva della Spagna, poi Rejon passa da posto 4, la difesa dell'Italia, ancora l'attacco di Bertoncello, è tosto, bravo, molto sì, molto bravo. Grande attacco sulla seconda parallela. 7-5 Italia, momento molto importante del set, due pari, quinto set decisivo, gli azzurrini in campo con il cuore e anche la tecnica. Cremoni, sua battuta è comunque pesante anche se salto flotto, palla a filo, vediamo, il muro italiano permette una difesa di Porro, poi usanza per Colaci e c'è il muro su Colaci, si è trovato per aria e ha tirato dritto per dritto, ma aveva perso il tempo con la palla, quindi era da gestire in modo diverso, naturalmente assolutamente non facile risolvere una situazione del genere. Si prepara al servizio, il giocatore sicuramente il migliore dei suoi, Rejon, schiacciatore di posto 4, è dotato anche di una buona battuta, eccola qui, Cremoni la tiene bene, Porro, posto 4 per Bertoncello che chiude bene e va a raccogliere l'applauso del pubblico. Time out, anzi no, si gira, siamo sull'8-6, dunque nessun time out ma semplicemente il cambio di campo diritto, due punti preziosi per l'Italia. Sì. Andiamo avanti con l'attacco al posto 4, i nostri schiacciatori di banda stanno lavorando molto bene, e Bertoncello eccellente veramente, perché sta mettendo giù quasi tutto quello che gli arriva. Dobbiamo stare attenti, riuscire a piazzare un muro magari tenendo bene la posizione vicino alla rete, e a quel punto lì per gli spagnoli poi diventa difficile. Il gioco degli spagnoli è quello, lo sappiamo qual è, vediamo se riusciamo ad essere più compatti appunto nel muro. La battuta questa volta è lunga per l'Italia, un punto regalato alla Spagna. Ricordo a tutti coloro che ci stanno seguendo che al termine della partita avremo anche la possibilità di intervistare qualche protagonista in mezzo al campo, dunque seguiteci fino alla fine della diretta. La difesa spagnola, Gomez, l'attacco vincente, non c'è il muro, la palla è rimasta nella metà campo azzurra, parità 8-8, si ricomincia da qui. Siamo arrivati ancora staccati col nostro col centrale e purtroppo gli spagnoli continuano a mettere la palla lì dentro. Battuta di Nadal, palla a filo di Colaci, pallonetto, bella la difesa spagnola, va su con un tocco che mette un brivido, ma era abbondantemente dentro, però la traiettoria ha messo paura ai tifosi. Forse toccata dal muro avversario, però abbiamo avuto un brivido tutti perché non... Certo, è stato bravo comunque Benacchio a trovare un punto prezioso, 9-8, attenzione, grande equilibrio tra Italia e Spagna, è giusto così, le due squadre con caratteristiche diverse si sono equivalse questa sera, dunque è giusto che sia il quinto set a decidere chi vincerà la contesa. Il muro bellissimo di Benacchio e di Bertoncello. Penso che sia stato Benacchio l'ultimo a colpire. Sì, può darsi, sì. Ancora una volta l'opposto avversario è arrivato con anticipo, quindi si è infilato sotto il pallone e da lì in poi sei alla mercé di quello che ti offre la situazione. Il nostro muro è stato molto molto bravo a non fare invasione, perché quando si va fuori tempo, quando va fuori tempo l'attaccante spesso e volentieri anche il muro gli corre dietro, e invece sono stati bravi veramente. 10-8 il time out per la Spagna,
rush finale, tutto da seguire. La seconda partita del giorno, due tie break. Nella prima partita il Belgio ha vinto 3-2 contro la Germania. Ora vediamo chi vincerà questo match. A seguire ce ne sarà un altro tra Francia e Portogallo, tre partite ogni giorno. Grande spettacolo qui a Darfo Boario Terme, palazzetto dello sport. La battuta per Colacci in rete, qualche errorino di troppo fa venire i brividi ai tifosi e ai tecnici presenti, anche perché non era forzatissima questa battuta. Si gioca, però non c'è tempo per le recriminazioni. Fischia l'arbitro Gomez. Cremoni la tiene, Porro, posto 4 per Bertoncello, la palla è ancora lì, rigiocabile, usanza, Porro, posto 4, ancora Bertoncello, e questa volta il muro spagnolo tocca senza poter respingere. Un gran braccio ma anche una grande testa questo ragazzo, Bertoncello, molto molto bravo. Due attacchi di fila di qualità, sul primo una difesa eccezionale della Spagna, sul secondo un money out notevole. 11-9 ancora lui in battuta, Barrassa è libero, riceve bene, palla dietro e lo spagnolo è furbo in questo contesto, bravo a metterci le mani Garcia. Cremoni ha tolto le mani all'ultimo momento pensando, sperando di non venire usato per i mani fuori, invece ha fatto un piacere all'attaccante avversario. C'è sempre un punticino di vantaggio. La battuta per Garcia, insidiosa, Porro, palla dietro per Colacci, la botta, il pallone va out nella metà campo italiana del punto per Colacci, bravo, palla pesante questa. Importantissimo che Colacci abbia messo a terra questa palla, importantissimo perché deve dimostrare di esserci anche lui nel momento che serve, e ha avuto pochi palloni, quindi sappiamo che per un opposto giocare con pochi palloni non è facile, però veramente è stato un attacco molto 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 importante per noi. Entra, come ha fatto nel set precedente, Nicola Mussari, dotato di una battuta insidiosa, vediamo se riesce a lasciare il segno. 12-10 Italia, Mussari è il secondo palleggiatore di questa Italia, il pallone è lungo di poco e ci ha provato. Sì, ci ha provato, rientra il numero 3 Benacchio, che sarà subito sostituito dal libero Usanza in seconda linea. Palla su palla, ogni pallone scotta e non poco. La battuta per il numero 5 spagnolo, Amoros, centrale. Cremoni la tiene, Porro, palla per lo stesso Cremoni, il pallonetto Gomez per Rejon, palla a filo, si rigioca, Porro, palla alta per Cremoni, va su, la botta, difende la Spagna, Rejon appoggia, vediamo Porro chi la dà questa volta, ancora il posto 4, il pallonetto di Cremoni rimane lì, staccato la Spagna, ancora Porro, seconda linea per Colacci, bravissimo Porro alla fine a dare una palla a Colacci, molto bravo Colacci a chiudere. Sì, come prima, al momento giusto l'attacco che serve, perché Cremoni purtroppo ogni tanto prima era con la testa, anzi con le spalle sopra la rete, ha fatto un pallonetto sinceramente, forse la prima palla ci si aspettava, sì, di più, poi sì, nelle sì, altre sì, non, sì, ha, non ha fatto male. In ogni caso 13-11 Porro e la battuta termina in rete. Troppe battute sbagliate per l'Italia, eh? Sì, stiamo cercando di forzare, stiamo cercando di forzare i tempi e purtroppo questo ci rimette in +1 +1 per i più distratti col palleggiatore in posto 1 e dunque l'attacco a 3. Vediamo, c'è il doppio cambio nella metà campo spagnola con il palleggiatore l'opposto, Gutierrez e Irace, batte proprio Gutierrez in posto 1. Porro da dietro per Cremoni che passa molto bene, pesantissimo, da posto 2, 14-12 ed è la palla del match. La palla del match per l'Italia, rientra in campo la linea titolare Gomez Quesada. Non si fida a lasciare in campo palleggiatore in seconda linea, dunque palleggiatore in prima.
Cremoni, la battuta al salto, match point per l'Italia, la palla termina in rete. Se non sbaglio, tre battute errate consecutive per gli azzurri, 14-13. Di fatto la Spagna non ha mai effettuato il cambio palla. Sì, forse troppa fretta, troppa voglia di chiudere alla svelta, magari col colpo risolutivo decisivo. Queste poi però sono scelte che aspettano ai giocatori, aspettano lo staff tecnico, non sappiamo quali sono le indicazioni dalla panchina. Certamente con l'avversario in P4 forse valeva la pena di fargli giocare il cambio palla, però chi vivrà vedrà. Lo vedremo sicuramente noi tra pochissimo. Siamo all'epilogo di questo match bellissimo tra Italia e Spagna, nazionali under 17 in campo per questa prima partita del Pool A qui a Darfur Boario Terme, Western European Volleyball Zonal Association. Chi vincerà questo torneo andrà di diritto agli europei. Prima partita del girone, siamo al match point, in ricezione questa volta. Vediamo, Rejon, la battuta al salto è buona, Cremoni la tiene bene, Porro, palla in posto 4 per Bertoncello, che trova un errore, uno dei rarissimi errori da posto 4 di Bertoncello, una doccia gelata questa per l'Italia, 14 pari. Ha forzato tantissimo Bertoncello su una palla ovviamente anche staccata, perché la ricezione aveva messo Porro in un po' in difficoltà. Attenzione, 14 pari, bisogna avere la freddezza di ricominciare. Rejon, ace su Bertoncello ed è 15-14, si ribalta la situazione. Peccato per l'Italia che ora deve andare in difesa. Due match point non sono bastati all'Italia per chiudere, ora sarà l'occasione per la Spagna. La Spagna ha imbattuto il suo uomo numero uno, diciamo quello che finora ha fatto la differenza, la sta facendo anche dai 9 metri. Noi dobbiamo essere bravi di non perdere la testa in questo momento, cercare il massimo possibile da questa situazione, e non sarà facile perché adesso Bertoncello ha un errore in attacco e un errore in ricezione, e fondamentalmente dovrebbe essere lui l'uomo destinato, anche se Colaci nelle ultime due occasioni in cui è stato chiamato, vediamo, ha fatto buone cose. Vediamo che cosa farà soprattutto la prima azione imbattuta, Rejon, chi cerca e come effettua la battuta. Match point Spagna. Usanza riceve bene, Porro dietro per Colaci, il muro, Porro questa volta in posto 4 per Bertoncello, la difesa della Spagna, palla alta staccata, non può attaccare la Spagna, free ball Italia, Porro ancora spinge per Bertoncello, la palla schizza via e l'Italia trova il punto della parità, 15-15. Molto bene. Annullato il match point alla Spagna. Attenzione, due match point per l'Italia, uno per la Spagna. Inquadrata relatrice Monica Cresta, che dà indicazioni ai suoi, soprattutto al palleggiatore. La battuta dell'Italia, palla a filo, Gomez, palleggio di una mano, il muro, ancora Gomez, la difesa dell'Italia, l'appoggio in palleggio, la Spagna può ancora andare all'attacco, va ancora Garcia, mamma mia che attacco che trova questo ragazzino da posto 4, muro forse aperto, però Garcia è stato bravo. Sì, il problema è che noi restiamo lì sul centro, quando l'attacco al centro è la cosa più improbabile, quindi su una palla così spinta arriviamo in ritardo, c'è il buco e lì grande attacco dello schiacciatore avversario. Secondo match point spagnolo, Nadal. Usanza, ricezione lunga, non chiude la Spagna, palla alta per Colaci, difende però la Spagna, guardiamo se riesce ad attaccare, questo è un palleggio doppio e dunque ancora parità, 16-16, annullato anche il secondo match point spagnolo, partita interminabile e per questo, anche per questo, bellissima, avvincente, qualche errorino qua e là, ma l'età sì, lo concede. Sì. Attenzione, Colaci in battuta, 16 pari, battuta insidiosa, Gomez, posto 4, il muro su Garcia è severissimo da parte di Porro, mamma mia che muro, e adesso andiamo al
terzo match point Italia. Che muro che ha fatto Porro. Sì, Porro si è segnato la situazione precedente, ha mollato completamente la parallela, è andato lui sul punto rete e ha chiuso perfettamente con le mani. Che chiusura. 17-16, una grande interpretazione individuale di un giocatore che comunque ha delle doti. Match point Italia. Oh, arriva l'errore in battuta, un errore sanguinoso, ma si va avanti 17 pari. In ogni caso lo scambio di poco fa è servito per cambiare l'inerzia del set. Vediamo la Spagna. Gomez, Cremoni, palla a filo, Porro al centro, non chiude l'Italia. Porro spinge in posto 4 per Bertoncello, non riesce a chiudere. L'Italia, palla alta per Garcia che riesce a passare in posto 4. Bravo Garcia, coraggioso il posto 4 spagnolo. 18-17 d'ora, terzo set point Spagna, match point Spagna. Ma attenzione, 18-17. Gomez, la ricezione di usanza, Porro spinge per Bertoncello, la difesa ancora spagnola, palla in posto 4 per Garcia, tiene il muro italiano, Porro non riesce ad attaccare l'Italia, palla a filo, non riesce a chiudere l'Italia, poi c'è l'invasione sotto rete per gli spagnoli. Quella pipe decisa da Porro su Cremoni ha lasciato un attimo interdetti presenti, compreso Velasco. Probabilmente Porro bisogna prenderlo così. Vabbè, però sai, in campo poi non è facile. No, assolutamente, certamente. Fosse andata giù quella pipe, racconteremo una storia diversa. Dunque, 18 pari. Attenzione, la battuta di Bertoncello. La tiene la Spagna, palla dietro per Garcia, l'Italia può ribaltare la situazione, usanza in bagger, bene per Cremoni che la tira a tutto braccio e ribalta ancora la situazione per il 19-18 in favore degli azzurri. Quarto match point Italia. Voglio mettere l'attenzione anche sulla prestazione di usanza, perché tra difesa, ricezione e queste alzate che sembrano banali, ma era molto precisa per il proprio attaccante. Molto bravo, molto bravo. Veramente ha fatto la sua parte alla grande in questo momento. Match point Italia. Bertoncello in battuta, jump float insidiosa, la Spagna così così in ricezione, attenzione, palla staccata, il muro italiano risponde out, ed è nuovamente parità, 19-19, grande partita, che emozioni ci stanno regalando questi 17enni in campo. Alcuni non ancora 17enni. Battuta al salto, la eccezione di Cremoni molto alta, si sposta Porro in bagger, gli restituisce un buon pallone, la botta di Cremoni e di quelle che fanno male. 20-19, l'Italia deve trovare il coraggio di chiudere però con la palla in mano. Vediamo, la battuta sarà per Benacchio. Match point, è il quinto per l'Italia. La battuta è morbida, ben ricevuta. Gomez, palla in posto 4 per Rejón, il muro. Ancora Spagna, ancora Rejón che passa al secondo tentativo. Giocatore fantastico questo, eh? Molto bravo, molto bravo. Molto bravo. E poi averlo in prima linea in questo finale è una fortuna per la Spagna, Vediamo. La battuta è per il numero 5 Amaros. Cremoni la tiene bene, Porro gli restituisce il pallone e Cremoni va su e chiude senza problemi. Quando la ricezione è pulita, smarcato, fa male Cremoni da posto. C'è da domandarsi perché ogni tanto voglia fare i pallonetti e tira queste legnate spaventose, anche magari
un po' in fuori equilibrio, però tira veramente delle legnate impressionanti. Sesto match point, Porro, la battuta, il salto, la tira, attenzione, il match point, la Spagna recupera, free ball Italia, grossa occasione, Porro spinge per Cremoni che non riesce a chiudere, attenzione, ancora Spagna, Gomez, posto 4, Correjon, che chiude a sua volta un'altra palla che brucia. Era stato coraggioso Porro in battuta. Sì. Mamma mia. C'eravamo creati un'ottima occasione e purtroppo non abbiamo chiuso in attacco. Attenzione, ancora parità, 21-21, interminabile quinto set. Quesada. La brutta ricezione italiana. Cremoni prova a metterci una pezza. Mamma mia, che botta. Mamma mia, che botta. La palla non è out, è in campo. No, gli spagnoli si lamentano perché la palla potrebbe aver toccato l'asta. Sinceramente io non l'ho vista, il segnalino è lì davanti, quindi neanche il segnalino l'ha vista, io non ho visto l'asta muoversi. Palla in campo sicuramente, la protesta degli spagnoli è dovuta appunto al fatto che la palla potrebbe aver toccato l'asta. 22-21, sesto match point Italia, Cremoni, la battuta, ancora Gomez, palla per Rejon, il muro italiano, si ripropone la Spagna, palla a filo e l'Italia vince una partita incredibile, 23-21, il quinto set, eccoli qui gli azzurrini, una maratona del volley che premia l'Italia in questa prima partita del girone della Western European Volley Zonal Association, torneo che si svolge qui a Darfo Boario Terme, parziali 25-18 il primo set in favore della Spagna, poi 28-26 Italia, ancora 25-22 Spagna, 25-15 Italia, poi questo finale di quinto set clamoroso con il 23-21 in favore di un'Italia. Un piccolo commento finale, Ettore, e poi andremo alle interviste velocemente. Noi abbiamo avuto sicuramente due giocatori sopra le righe e le due bande. La Spagna una squadra tostissima che ha mostrato delle certezze per tutta la gara, poi alla fine diciamo la nostra superiorità soprattutto dal punto di vista atletico ha fatto la differenza. Grazie Ettore, è stato un piacere commentare con te questa partita, ci ritroveremo dopo domani per Italia-Olanda, il torneo continua, se ci avete seguito in diretta e volete venire ad applaudire venite a Darfur Wario Terme perché il torneo è ancora lungo, si concluderà con le semifinali e le finali tra sabato e domenica, una buona serata a tutti, anche da parte mia, da Claudio Chiari. E allora rieccoci in mezzo a questo campo infuocato con l'allenatrice dell'Italia, Monica Cresta. Allora una partita interminabile, tantissime emozioni, si è visto di tutto, no? La fatica, il recupero, insomma, bellissima partita, sei soddisfatta o no? Beh, per come è andata sicuramente, loro ci hanno messo subito sotto pressione, sapevamo che loro erano
forti nei fondamentali di seconda linea, non ci aspettavamo così forti, hanno raccolto tutto, hanno difeso molto bene, poi molto aggressivi anche in attacco. Noi più alti di loro abbiamo sbagliato qualcosa a muro perché ci hanno usato molto, però questo tutto dovuto alla tensione. È la prima manifestazione internazionale per tutti e l'abbiamo sentita tutte e due. Poi bene che è andata a nostro favore, siamo contenti, c'è da pensare, riflettere, un giorno di pausa e poi vediamo l'Olanda. Ci ritroviamo tra 2 giorni con l'Olanda. Grazie per queste emozioni comunque. Oh, grazie a voi, anche per le mie di emozioni, grazie. Grazie all'allenatrice, allora ritroviamo qui a bordo campo, ci spostiamo un attimo per la regia, ci ritroviamo con Simone Porro, eccoci inquadrati un attimo, ti chiedo una cortesia, abbiamo la telecamera, grazie. Allora, palleggiatore di questa squadra, è stata una bellissima avventura, bravi a uscire da quella buca maledetta del primo set, la Spagna è stata molto brava, anche voi, come ci racconti queste emozioni? Sicuramente è stato un match complicatissimo, era l'esordio per tutti. Poi in casa con tutto questo tifo non era semplice, soprattutto non era semplice per come siamo partiti e loro sono stati molto bravi, forse al di sopra delle aspettative e di come abbiamo preparato la partita, però l'importante alla fine è portarsela a casa, quindi nel bene o nel male abbiamo vinto, ora pensiamo all'Olanda. In bocca al lupo per il match con l'Olanda. Grazie, grazie. Grazie al regista Simone Porro. Allora chiedo alla regia di seguirmi se si riesce a bordo campo, andiamo a trovare altri protagonisti. Abbiamo lo schiacciatore Cremoni, lo ritroviamo qui, eccoci qui in favore di telecamera, siamo in diretta. Allora è stata una partita molto avvincente, avete chiesto spesso anche l'aiuto del pubblico, no? Nei momenti più caldi, tu hai un carattere forte, non ti conoscevamo, ti abbiamo conosciuto questa sera, complimenti, è un carattere però che accomuna tutta la squadra, non era facile questa sera. È stato un debutto abbastanza complicato per tutti, abbiamo sentito la tensione del peso di questa maglia, è stata una partita lunga e complicata, però limitando gli errori e tirando fuori il carattere e la nostra tecnica siamo riusciti a portare a casa il risultato che volevamo. Col senno di poi possiamo dire che queste partite, meglio se vinte, fanno crescere, no? Sì, sicuramente aiutano per l'esperienza di un giocatore, perché giocare partite del genere contro altre nazioni non è da tutti e in pochi hanno la fortuna e l'onore di poterlo fare. Grazie, grazie, in bocca al lupo per la partita con l'Olanda, grazie dunque allo schiacciatore Cremoni, vediamo se abbiamo altri protagonisti in campo, direi di no, direi che è tutto, ci ritroveremo comunque in diretta qui da Darfo Boario Terme per il match contro l'Olanda, l'appuntamento con l'Italia in campo è dopodomani alle 15. Forza Azzurri e grazie a questi ragazzini per questo fantastico spettacolo.